uccidere nessuno, quindi non sprechiamo. Sono sta a puntare, quell'obiettivo. Vini, non correva mica che tu ci sprechi tanto, no? Dove sei? Secondo, ottima qualità. Recito proclamazione della carica del Presidente della Regione in qualità di Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale sulla base delle risultanze delle elezioni del 29 aprile 2018 ai sensi dell'articolo 58,2 della legge regionale 18 dicembre 2007 numero 28. Ragazzi, grazie a tutti. Grazie. Ma adesso iniziamo, non è che... Questo è l'inizio, non è la fine, quindi sarà da lavorare da loro in poi. La prossima volta andiamo duri, Si inizia a lavorare, esatto. Quindi adesso abbiamo scherzato. Ringrazio tutti i cittadini di questa regione per il risultato che è sopra qualsiasi aspettativa. Questo ci porta ovviamente l'onore di poter rappresentare al meglio questa terra, dall'altra parte l'onere di aver dato grande speranza e quindi di dover garantire quel cambiamento che evidentemente è emerso da questa tornata elettorale. Attesto che la signoria vostra in data 3 maggio 2018 è stata proclamata eletta alla carica di Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, e quindi saluti 3 maggio 2018, il Presidente dell'Ufficio Centrale, consigliere Matteo Giovanni Trotta. Cercare di fare, correggerci se sbagliamo, ma tenere i piedi ben piantati a terra, perché sentiamo la responsabilità di governare e vorremmo fare al meglio possibile. Grazie a tutti, buon lavoro. Vado. Se mi serve ne facciamo un'altra. Facciamo due. Dovete baciare, adesso la rilego, è diversa questa, trovate le differenze. Allora io... ci provo? Dai, vai, vai. Due morti. Faccio del male a qualcuno. Due morti. Non è rigida. Non è, no, ma allora faccio con calma. No, no, vai, vai. Vado? Ringa, buonasera, ben ritrovati, ci ritroviamo appunto dopo qualche giorno, grazie per essere ancora con noi, vi ricordo subito 340-700-6567, grazie davvero anche perché poi l'avete visto, abbiamo avuto i risultati che vi abbiamo restituito della nostra maratona, di quel che è stata la lunghissima giornata del 30 aprile, quando abbiamo seguito in diretta l'evolversi dalle 7 del mattino sino alle 23, quindi grazie davvero a nome di tutta la squadra di Tele4, è stato uno sforzo enorme, ma era un servizio che dovevamo ovviamente a tutti i cittadini di Trieste, del Friuli Venezia Giulia. Ora al lavoro, avete visto anche nelle immagini, tra poco sentiremo anche il servizio con l'intervista di Enrico Scaramucci, è arrivata la proclamazione ufficiale, quindi Massimiliano Fedriga è presidente della regione, da oggi si è dato circa 20 giorni, un po' meno 15 per la giunta, già questa mattina si è trovato con i leader e sta arrivando Fabio Scocimaro, non è che è andata avanti fino ad adesso la riunione perché sarebbe una notizia effettivamente, modello direzione PD, però è in arrivo per altri impegni, quindi è un po' in ritardo, ma sta arrivando Fabio Scocimaro, quindi da lui cercheremo di capire finché non c'è, lo possiamo dire, insomma sarà assessore, ma l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, lo stesso Scocimarro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Ma c'è ancora un caso sospeso proprio che riguarda Fratelli d'Italia e Progetto FVG, perché l'esploit della lista di Sergio Bini, che sarà nostro ospite domani sera, ovviamente porta, lo avevamo già sottolineato lunedì, 3 eletti a Progetto FVG, 2 a Fratelli d'Italia, che a livello regionale appunto è stata superato, e c'è ancora in ballo l'elezione o meno di Claudio Giacomelli, che a tuttora, a questo momento ancora non è certa, e eventualmente non dovesse essere eletto lui ma un rappresentante di Fratelli d'Italia a Udine, subentrerebbe Franco Bandelli invece di Progetto FVG, quindi un eletto triestino. Sapete, lo ha ribadito poi ancora oggi Massimiliano Fedriga, che qualora scegliesse tra gli eletti
atti la squadra di assessori, questi dovrebbero dimettersi da consiglieri ed essere solo assessori perché devono lavorare, dicono, a tempo pieno per l'assessorato, e questo poi ha creato un po' di malumori, almeno serpeggianti, si diceva nelle ultime ore. Più tardi avremo anche Alessandro Fraleoni Morgera, analizzeremo il caso Movimento 5 Stelle con lui. Intanto saluto Giuseppe Gersinic della Lega, buonasera, ben trovato. Neo eletto consigliere regionale, secondo in lista dopo Pierpaolo Roberti. Buonasera Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Aspettiamo, come vi ho detto, Fabio Scoccimarro. Buonasera Giancarlo Ressani del Partito Democratico. Buonasera, buonasera a tutti. Non ho ricordato la direzione chiusa poco fa, ma insomma avremo modo. Buonasera Furio Onsel, neo eletto consigliere regionale, già sindaco di Udine per Open Sinistra FVG. Prego, prego, si accomodi. Venga, venga. Avanti, avanti. Buonasera, buonasera Fabio Scoccimarro, buonasera. Come già detto, ho già detto che è assessore, ma non lo possiamo dire adesso che c'è lei, perché sennò poi lo smentisce. Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Allora, dobbiamo tracciare ovviamente un bilancio. Prima vediamo che cosa ha detto Massimiliano Fedriga oggi, poi facciamo un commento insieme agli ospiti, così intanto microfoniamo anche Fabio Scoccimarro, la proclamazione di Massimiliano Fedriga. Un autografo con mano ferma, nonostante la comprensibile emozione. Così Massimiliano Fedriga diventa ufficialmente il 14° presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il terzo triestino, anche se Max, come lo chiamano gli amici, è nato a Verona, ma soprattutto è il più giovane della storia. La mia giunta entro 15 giorni, ha assicurato il neogovernatore. A questo scopo già stamane ho incontrato i vertici della coalizione per individuare i potenziali assessori. Non applicheremo il manuale Cencelli per assegnare le deleghe, ha proseguito Fedriga, ma non voglio dei tecnici in senso stretto, perché tra i funzionari regionali non ne mancano, viceversa persone capaci di dare un indirizzo politico. Ribadisco che una delle prime cose che ho chiesto agli alleati, ovviamente chiederò agli assessori, sarà quella di predisporre subito l'eliminazione di obbligatorietà e penalizzazioni per i comuni fuori dall'UTI e ovviamente anche per quelli che sono dentro, per fare scelte libere. Dopodiché ci metteremo a scrivere la riforma degli enti locali che possa, diciamo, tenere conto di quei parametri che avevo detto e tengo a ribadire sull'identità del territorio e l'elezione dei rappresentanti. Da oggi parte il giro di incontri con i dirigenti della macchina regionale e poi le prossime scadenze, prima fra tutte la convocazione del Consiglio. Da fare entro 20 giorni da oggi, quindi ovviamente penso che non utilizzerò tutti i 20 giorni, adesso deciderò, però vorrei il primo Consiglio, anche se non c'è, come sapete il primo Consiglio si discuterà per l'elezione dell'ufficio di presidenza, però vorrei avere la giunta pronta per quel primo consiglio, per quello dato il termine dei 15 giorni per decidere la giunta. Malgrado la giunta dovrà essere presentata e votata il consiglio successivo, che sarà entro 10 giorni dalla prima seduta che convocherò io, mentre quella successiva verrà convocata dal nuovo presidente del consiglio. Allora, e poi aggiungeva, c'era nel servizio, ho studiato, perché evidentemente ironizzava sul fatto di aver studiato in questi giorni, quindi capito un po' la liturgia. Non ho ricordato che appunto ci sarà Fraleoni Morgera, ma arriverà anche Iovanca a trovarci, c'è stata la direzione del PD, tra poco approfondiamo, e questo sms probabilmente faceva riferimento al duro attacco di Francesco Russo, il consigliere regionale più votato in regione, proprio a Rosato e Serracchiani. Cominciamo da lei, Onsel. Allora, nuova esperienza, intanto mi dà un bilancio di questo voto. Ma per quanto riguarda la nostra lista, direi che è un bilancio molto interessante. Chiaramente per noi non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. E aver potuto mantenere alto comunque un simbolo importante sul piano politico, come quello di avere un civismo autentico. Quasi tutti i nostri candidati avevano esperienze amministrative e anche un civismo di sinistra, mi sembra che comunque arricchisca il panorama di questa regione. Certamente c'è stata
un'ondata di piena che ha, diciamo così, favorito questa destra, e c'è da stupirsi molto. Io mi sono anche espresso, ho detto è un po' un incognito, c'è da stupirsi come ci siano stati, diciamo, delle punte, no, di percentuali a favore di un candidato presidente che certamente in quei comuni non aveva forse mai messo piede, certamente mai messo piede politicamente, forse ce l'ha passato, diciamo, con l'automobile. Ecco, questo stupisce che in un momento così complesso effettivamente il ragionamento, no, o il programma, no, perché non c'è stato un dibattito su temi programmatici forti, no? Cioè, le dice, non si è stato, sì, no, c'è stata, no, diciamo così, una piena dirompente, più sull'onda del sentimento, più sull'onda dell'emozione, sull'onda di una paura che certamente, diciamo, è stata alimentata, e lascia invece per chi, come del resto il sottoscritto, si è sempre impegnato in politica, proponendo programmi, ragionando, con una grande incognita. Il presidente, il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia, non sappiamo esattamente che cosa vorrà fare, che cosa potrà fare, e mi domando, appunto, i cittadini come possano averlo votato con tale convinzione. Staremo a vedere. Certamente siamo all'inizio di una legislatura importante. Da parte nostra c'è sempre uno spirito costruttivo, e proprio in questo senso. Cioè, lei dice, non sappiamo cosa farà, cosa ha proposto. Sì, perché il programma, non c'è stato un dibattito, no? Non è che ci siamo trovati qui, per esempio qui da lei, a discutere nelle ultime settimane. Io devo dire che sì, ho cercato di creare dei momenti, ma anche gli stesso mondo dei media, anche lo stesso mondo della stampa, non c'è riuscito poi a portare. Adesso non so, magari lei c'è riuscito, però non ci sarebbe stato mai il dibattito, sì, a 4, non c'è stato mai un momento di confronto dove sui temi che appunto hanno portato anche alle principali critiche nei confronti del consiglio regionale precedente, c'è stato un dibattito a distanza, mettiamola così, e quindi abbiamo un'incognita, una X. Io ricordo, appunto, ma Federica e Mancino, sì, è vero, sì, molti forse si sono resi conto oggi della firma, e sa, certe soluzioni, certe incognite, no, poi anche soluzioni in matematica immaginarie. Per allora, no, beh, no, dico immaginarie, non so, quadro più uno vale a zero. Ecco che una soluzione immaginaria, non vorrei che poi fosse tutta una fantasia degli elettori, e che poi, appunto, che nella sostanza si scopre che era tutta una critica già subito, cioè grande illusione, una piena inarrestabile, poi. Magari? Non me ne voglio dire, professor Ons, perché ci conosciamo poco, e quindi la campagna elettorale è finita, quindi non c'è motivo di polemizzare. Però, sentendo le sue parole, mi sembra un po' di interpretare quello che è il sentimento, un po', me lo permetta, mi scusi, radical chic di sinistra, una sinistra che vince nei quartieri bene, dove probabilmente abiterà anche lei, dove vince nelle zone più ricche di Trieste, nelle zone più ricche di Udine, dove vince in tutte le grandi città, nelle zone dove il mattone costa di più, e nei quartieri popolari invece trionfa la destra, addirittura in città simbolo della sinistra da 70 anni come Monfalcone. Abbiamo visto che i comunisti o gli ex comunisti votano destra, perché la destra oggi interpreta quello che è l'esigenza del popolo. Quindi mi fa strano che lei, che è proprio una persona di cultura, venga a dire che non capisce perché. Signora Pina sa perché vota per Fedriga. Perché Lei mi ha detto del radical chic, però non ho ancora capito quale offesa, sia il programma di non Fedriga. Non è un'offesa, può essere anche chic, non radical, no, come vuole. Io non mi permetto mai di classificare, ho detto un'incognita, lei invece sa già qual è la soluzione. No, però, la soluzione c'è, è che la signora Pina capisce. Mi sarei aspettato da lei, con tutto rispetto, ma avesse detto no, lei è radical chic, ma il programma di Fedriga è 1, 2, 3. E invece non ha detto nulla, si è limitato a dire che io dovrei essere radical chic. Forse lei non ha mai seguito. Non è un'offesa. No, ma insomma, non è certo un complimento, davvero. Ecco. Beh, dipende. Chi l'ha detto la prima volta in America non l'ha detto proprio in questo senso. Però voglio dire, se mi faceva finire la frase... Ma a parte che il programma è scritto, e comunque è detto ogni giorno, comunque il punto importante del programma di Federica è quello di mettere al primo posto l'urgenza degli italiani, delle classi e meno ambienti, o delle riforme sanitarie. Poi possiamo stare qua a parlare un'ora, però voglio dire, il programma è manderà via gli immigrati, la soluzione è questa. Intanto oggi ha detto un punto. Se voi avete fatto attenzione, mi perdoni Scocimarro, quello che ha detto già Massimiliano Federica in questo incontro con la stampa oggi alla firma, anzi alla firma con la sinistra,
era toglieremo subito l'obbligatorietà dell'ingresso nelle UTI e da lì cominciamo con quella riforma, certo. Cioè col cambiare quella e rendere di nuovo eleggibili i rappresentanti di questo ente che non sarà più di secondo questo, livello, certo, cioè non eletto. Infatti il programma di Massimiliano Federica è quello di ricostruire la regione dai danni fatti dalle Serracchiani, parliamoci chiaro, il programma è quello. Il TAR ha detto che non si può. Il TAR ha detto che non si può, cosa intende cambiare? L'eleggibilità. Certo, perché in base a un cambio che c'è devi stato... Devi cambiare l'assetto istituzionale. Ma comunque, questo è un dato tecnico. Nello statuto, ripeto, diciamo, non siamo più in campagna elettorale, esatto. Quindi è inutile andare... No, quindi di conseguenza... Bisogna riportarlo in aula, modificarlo di nuovo. Ma si può fare tutto, anche nella pubblica presidenziale, basta una bella costituzione, voglio dire, quindi... Tutto è fattibile purché si facciano dei normali passi di legge. Per quanto riguarda il programma, ho detto, è molto semplice. Manderà via gli immigranti, sì, non ho capito. Ma dice, sì, un po' semplicistico, dice prima gli italiani, quindi mi sembra un po' semplicistico. Professore, io capisco che lei è sempre in cattedra, però non è così. Non è così. Allora mi dica e poi dopo... Noi vogliamo parlare di sicurezza, scusi, allora... Ma guardi, la sicurezza glielo chiede a quest'ore e le dirà che sono diminuiti tutti i reati, soprattutto... Tutte le denunce vengono assicurate alla giustizia. Ascolti, le darei la parola tutta la sera, così se si va a votare presto aumentiamo ancora i voti, perché più parlate peggio è. Ma certo. A parlare con le persone che subiscono i furti, gli scippi e le rapine. Non vada a parlare con il questore, perché il questore è dal suo alto, della sua posizione. Ma le statistiche effettivamente le denunce, alcune denunce sono diminuite, nel numero globale. Poi bisogna andare a chiedere alla gente per strada se è sicura, visto che ero testimone lunedì di un episodio allucinante. La paura che è stata cavalcata, e se uno soltanto ascoltava, non poteva essere tranquillo. Avete spaventato. No. Dire le persone che vivevano ieri le massime percentuali le avete avute nei comuni più benestanti. Professor Olsen, adesso ieri, professore, Roma, non è un'offesa. Lei prima ha dato il radical chic. Adesso mi chiama professore. Vi fermo. La gente ha votato la destra perché è stufa di vedere il disastro creato dalla sinistra, pesantissimo questo semestre. Non si tratta di interpretare le cose. Ieri ho aperto il giornale, hanno arrestato a Roma nel congresso del 1° maggio 22 persone, 17 erano stranieri e 5 erano italiani. Punto. Non è che devi essere razzista o meno, è una statistica. Sì, di conseguenza andare a dire che nelle case ATER fare dei criteri per facilitare le persone che sono tanti anni residenti, quindi la maggior parte italiani, mi sembra una richiesta di buon senso che va incontro a quello che chiede la gente. Punto. Nulla di più, nulla di meno. Ressani. Ma io ritengo che si debba analizzare il dato partendo dai numeri. Se c'è un distacco del 30% tra la coalizione di centrodestra e la coalizione di centrosinistra, io credo che evidentemente qualcosa non ha funzionato, perché il 30% è un risultato importante e quindi Massimiliano Federica totalizza in regione il 57% a fronte di un 27% scarso di Sergio Bolzonello, che comunque ha fatto una campagna molto sui contenuti, molto corretta. Cosa non ha funzionato? Poi dirò qualcosa sui dati di Trieste, che sono parzialmente diversi, perché a Trieste la situazione è andata leggermente, sempre come Udine, negativa, no? leggermente meglio, nel senso che il centro-sinistra fa il 30%, mentre il centro-destra il 53%, però parliamo sempre di distanze siderali. Allora io credo che ci siano due padri di questa sconfitta. Uno è il padre che deriva dalla situazione nazionale, perché è innegabile che su questa campagna ci sia stata molto, molto, molta incidenza della situazione post voto del 4 marzo. E su questo mi si consente di fare una riflessione. Io ho la sensazione che il dato elettorale di oggi, ma anche quelli di ieri, debbano essere letti con una lettura leggermente diversa da quella che si fa di solito. Cioè, ho l'impressione che ultimamente, negli ultimi anni, ci sia una premianza alle forze politiche che esprimono un punto di vista contro. Cosa voglio dire? Renzi alle europee del 2014 fa il 40% perché si pone come il soggetto rottamatore, innovatore, contro la classe del Partito Democratico precedente. I 5 Stelle il 4 marzo del 2018 era già compiuto quel percorso, secondo me lì è stata un po' le prime mosse di Renzi, gli 80 euro. Il ragionamento. I 5 Stelle il 4 marzo del 2018
totalizzano un risultato pazzesco, il 33%, perché essenzialmente si pongono come controsistema, assetto istituzionale rappresentato dai partiti tradizionali. La Lega in questo momento si pone contro, dico così, tematicamente, il discorso della, degli immigrati, si pone contro, individua un nemico e quindi, lasciatemi finire il ragionamento, individua un nemico, diciamo, c'è contro qualcosa e quello che denoto invece è che manca una proposta costruttiva. Quindi io penso che il primo dato sia il dato nazionale di una politica contro, di innovazione, di volontà di avere qualcosa di nuovo, che poi dopo, come diceva giustamente il professor Ronsen, deve rispondere alla prova dei fatti. Perché, non si arrabbia se è un professore lui, no? Ma veramente mi interrogavo perché anche lui volesse mettere questo titolo, mi chiami pure. No, se si interrogava non può essere professore, sì, però sì. Mi scusi, cioè, se si interrogava lei. Non so se professore lui. Non so anche perché volesse sottolinearlo. Sinceramente. Vabbè. Non è che l'ho offesa. No, perché sindaco, io la chiamerei sindaco, sempre sindaco, no, però dire, non è più sindaco di Udine. Posso dire consigliere, ti chiamo consigliere. Allora, poi l'altro dato, e bisogna fare un ragionamento anche su questo, probabilmente è padre anche di qualche imprecisione, inesattezza o anche dei pesanti errori fatti nell'ambito della gestione del governo regionale. Perché ecco, è qui, allora è su qui, questo arriviamo. Finisco il ragionamento, se mi fa un attimo. Perché, vorrei perché poi sono, c'è cioè, quella dichiarazione di Deborah Serracchiani, ci sono un po' di cose eclatanti. Ci sono due cose che ore. Vanno dette. Allora, cosa voglio dire quando parlo di questo? Il tema UTI. Tema utile, al di là della funzionalità e dei risparmi che anche il sindaco di Piazza Trieste ha certificato, l'ha detto più volte, l'ha dichiarato, io credo che il tema UTI abbia scontato una difficoltà di gestione nei rapporti con i comuni minori, no? Quindi c'è stata una sorta anche di... Anche nella maggioranza dei consiglieri sì, abbiamo visto, c'è no? C'è stata una volontà di, la dico così, di anticipare la riforma costituzionale che voleva togliere, qua abbiamo l'ex presidente della provincia, le province, e quindi c'è stata una sorta di, dico così, protervia nel portare avanti questa riforma, che è una riforma complessa. Il tema invece della sanità credo sia tutta un'altra partita, perché anche su queste emittenti il dottor Zalucar ha fatto una propaganda scatenata contro la riforma della sanità, ma sulla riforma della sanità dobbiamo fare un ragionamento serio. Se è vero, come è vero, che il governatore del vicino Veneto, Luca Zaia, ha elogiato a più riprese la riforma fatta da Deborah Serracchiani come impianto filosofico, e lo stesso Max Fedriga ha detto dobbiamo vedere, allora io credo che lì si sia fatta una grossa propaganda elettorale, perché riassunta in un tema il dato di fare una riforma sanitaria che preveda degli interventi domiciliari fuori dal processo ospedaliero in una popolazione che va avanti con l'età e che quindi non trova una risposta nell'ospedale è una riforma strutturale che ha senso. Se poi mi si parla delle inefficienze del numero unico, sono d'accordo sulla critica. Sì. Se mi si parla sulle attuazioni della fusione tra azienda ospedaliera allora, e azienda territoriale... Non mettiamo troppa gara a poco. Non voglio avere troppa... Poi Danielis. No, volevo solo dire una cosa. Un flash. Non è vero che il centrodestra è solo opposizione, perché governa in tutte le regioni del nord, no? Quindi dalla Liguria a Friuli Venezia Giulia. Quindi ho detto che la Lega fa solo grida contro, mentre mi risulta che Lega, Fratelli d'Italia... Ho detto che amministri, lei dice... Allora, poi c'è il caso 5 Stelle che analizzeremo poi tra poco anche insieme al candidato presidente Alessandro Faraoni Morgera, che ha raccolto l'11,6 circa, no? Intanto da cosa ripartite? E secondo lei, Danielis, che cosa è successo? Ah, evidentemente abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Cosa però? Abbiamo sbagliato a comunicare, abbiamo sbagliato... Delle scelte sui temi, non lo so, senz'altro non avevamo i fortissimi argomenti che invece ha portato avanti la Lega. E, anzi, su questo avevamo una posizione che forse non è stata premiata. E che non era così tanto distante da quella della Lega, ma alla fine, almeno a livello nazionale, no? Ma sì, però, sul tema immigrazione. La critica su come è stata gestita l'immigrazione fino ad oggi, certo, è uno dei temi che portiamo avanti anche noi. La differenza sta nel fatto che noi invece troviamo apprezzabile l'accoglienza diffusa, mentre loro no. Cioè ci sono delle differenze alla fine. E, certo è che la semplicità e il modo diretto in cui arriva uno slogan come prima gli italiani, no, noi non l'abbiamo. E francamente non mi,
per me non è un modo corretto di far politica. L'obiettivo dovrebbe essere quello di far crescere, no? La società attraverso una riflessione sui temi. Arrivare così direttamente, boh, vedremo poi cosa faranno. Ma che dire prima gli italiani non significa niente, perché non sono mai stati messi per secondi. No. Le regole sono regole sulla residenza, le regole sono, volete cambiare le regole dell'altro, benissimo, potete intervenire sulla residenza. Non credo neanche che sia possibile, però, appunto, cioè, perché nuovo, comunque ci vogliono... Che suona bene, ma ci vogliono, non ha nessun contenuto. Sì, ci vogliono comunque due anni di residenza. Poi andrà finita adesso. Scusate? Ci vogliono comunque due anni di residenza, ok. Ci vogliono comunque due anni di residenza in regione. Per solo una cosa, torno da lei. Intanto qua ci stanno facendo l'elenco delle priorità via SMS, ma torno da lei, Danielis. Allora, hanno detto le UTI, allora, visto che le UTI è il primo intervento, il secondo deve essere contro l'accoglienza diffusa. Il terzo stanno scrivendo che torni il 118, quindi vicenda NUE, cioè stanno facendo via SMS, lo vedo l'elenco delle priorità secondo i cittadini. Certo. Danielis. Parte del programma. Ma ho trovato abbastanza curioso e interessante l'analisi del collega qui. Il fatto che, però non la leggo allo stesso modo, è vero che vincono le forze di rottura, ma non vincono perché sono contro qualcosa, vincono sull'onda di una scontentezza generale. Di un'indignazione generale, che nasce dalla situazione che è... Quindi che non è frutto solo di slogan, allo stesso tempo. Le persone non stanno male per gli slogan, le persone stanno male perché le condizioni socio-economiche della nostra nazione sono in via di peggioramento da più di 15 anni. 10. Anche un po' di più. Quindi la soluzione... trovano conforto in quello slogan che implica una soluzione rapida, giusto? Sì, sì, ma non ci sono purtroppo soluzioni semplici a problemi complessi. E quindi anche fornire degli slogan di questo tipo è fuorviante, perché e poi è difficile mantenere le promesse fatte. Allora, per esempio, qui vi scrivono, Movimento 5 Stelle, non avete argomenti, per questo siete in via di estinzione. Lei, così come Morgera, ha detto non ne abbiamo spiegati bene. Qualcuno scrive, avete sbagliato il candidato, che è domanda che faremo anche a Morgera. Ma è un difetto congenito. Noi siamo cittadini prestati alla politica. È raro, cioè è difficile creare dei personaggi. Ne abbiamo qualcuno a livello nazionale, però... Anche a livello locale forse dovrebbe essere questo il cambiamento. Poi le farò vedere un servizio, lo commenteremo insieme anche. Gersinic, allora quali sono queste priorità? Per me il compito è molto molto più facile dei colleghi qua, a parte Fabio qua che... dalla parte giusta. Noi abbiamo stravinto, i numeri lo dicono pienamente, per cui senza se, senza ma, abbiamo stravinto queste votazioni. Ma perché? Perché la situazione del Paese è disastrosa e finalmente hanno dato ragione al partito politico che ha portato sempre avanti un discorso di cambiare questa politica dell'immigrazione che è stata fallimentare, secondo il mio punto di vista. Lei ha detto... Però non c'è solo questo, no? Cioè, lei ha detto che sono cittadini prestati alla politica. Io sono un poliziotto prestato alla politica, ho fatto 35 anni di polizia, ho prestato servizio nei centri di accoglienza dove ho visto di tutto e di più, per cui per me effettivamente è vera quell'affermazione fatta in quella intercettazione telefonica dove la mafia guadagna di più con l'immigrazione clandestina che con la droga. Per cui, cioè, bisogna cercare di capire questa situazione e cercare di risolverla. Noi abbiamo un'idea, quella di cercare di far arrivare la gente, quella che veramente ha bisogno dell'asilo politico, non i richiedenti economici. Io li ho visti, sinceramente, dottor Onsel, io ho fatto servizio giù a Trapani e ho visto veramente chi arriva. Ho visto la fila alle 7 di sera di questi richiedenti asilo politico a richiedere il metadone, perché sono tutti non in Sicilia, quindi adesso questo può essere un discorso che può fare sì. A Trapani, cioè sì. Affrontiamo il nostro problema. Allora le faccio sì. Il discorso di Trieste. Poco, sì. Faccio il discorso mi sembra di Trieste. Che ci sia una certa differenza, qui non abbiamo arrivi che le faccio il discorso di Trieste. In quel modo perché sono stati raccolti. Allora, se mi lascia parlare un attimo solo, sì, sì. Le faccio il discorso di Trieste. Orban che ci blocca, devo dire grazie a lui. Il discorso di Trieste è un altro, qua Trieste ho fatto il comandante di una sottosezione di polizia di frontiera, che è l'ufficio di polizia di polizia che in proporzione al numero del personale fa più arresti in assoluto su tutto l'ambito nazionale,
la polizia, la sottosezione di polizia di Fernetti, che nessuno sa questo, sono 25 uomini che lavorano in maniera spaventosa, veramente, posso dirlo tranquillamente, Alfredo collabora a 120, sono sempre là fermi. Addirittura ricevevamo delle segnalazioni, delle critiche, perché stavano troppo tempo sul confine. E che devono fare, dice? No, perché ormai i confini sono aperti e certe persone, certi cittadini dicono che non è giusto avere la polizia sui confini. Io li ricevevo, perché essendo quello comandante... Quello che invece voi vorreste, no? Sia come lei e Fratelli d'Italia. No, anzi, sinceramente io ho fatto una proposta, una mozione in comune che ho dato anche a Massimiliano Fedriga proprio pochi giorni fa, che la porterà avanti sicuramente a livello regionale perché è di competenza della regione, di mettere una rete di videosorveglianza sui confini di Trieste e tutta la fascia orientale. Ah, e però che cosa riprende? Dei furgoni che passano? Adesso glielo dico, dottor Avarino. Allora, praticamente la procedura di ammissione dei cittadini, dei clandestini che entrano nella provincia di Trieste, se non si prova il passaggio in Slovenia, che è il primo paese della UE, gli sloveni non se li portano. Cioè le dice, noi andiamo a pescare quelle immagini, cioè, vedete che quel furgone arrivava da là, giusto? Quello che poi abbiamo fermato 300 metri dopo. Per esempio, capita spesso che un furgone passa per Fernetti 5 minuti prima di scaricare dei clandestini a Opicina. Certo. Noi andiamo a vedere il filmato, la videoregistrazione e con quella prova portiamo questi, con la procedura di riammissione, il giorno dopo portiamo questi cittadini stranieri, clandestini, che sono entrati clandestinamente in Italia. Allora, ci torniamo tra poco. Allora, dopo quella pubblicità, riascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto ieri invece a Massimiliano Federica, in cui torna sulla questione dei ruoli, dei tempi e del fatto che chi fa l'assessore si deve dimettere. E cosa significa? Poi lo cercheremo di capire insieme e da Scoccimarro scopriremo cosa vi siete detti questa mattina, giusto? In minima parte? Tanto vuol dire che c'è molto. Va bene, e poi arriverà Iovanka, tra poco. In queste prime ore ho cercato di agevolare il lavoro anticipando anche la proclamazione per conoscere uffici, struttura, perché vogliamo incominciare a lavorare bene, velocemente, ma soprattutto bene. Niente riposo per il neogovernatore Massimiliano Fedriga. Aveva annunciato di volersi prendere qualche giorno per smaltire la fatica, ma oggi era già al lavoro nel Palazzo della Presidenza in Piazza Unità. E anche con la coalizione il dialogo è già cominciato per la formazione della nuova giunta. Con gli alleati stiamo già iniziando un dialogo per scegliere insieme, ovviamente, come ho detto prima della campagna elettorale, lo ribadisco oggi, fare delle scelte condivise. I criteri che guideranno la prossima giunta saranno competenze e non sicuramente il manuale Cencelli per dire quanto spetta uno, quanto spetta l'altro. Cercheremo di mettere su una giunta forte, perché una giunta forte è una tutela dell'amministrazione, ma soprattutto una tutela dei cittadini. Su questo ci impegniamo e lavoreremo. L'obiettivo è di cambiare un po' rotta, anzi drasticamente rotta, rispetto all'amministrazione precedente, che crediamo che su temi fondamentali quali enti locali, sanità, immigrazione, non abbia fatto gli interessi dei cittadini di questa regione. All'interno della prossima giunta ci sarà una delega specifica per le disabilità e probabilmente una all'agroalimentare, ha annunciato Fedriga, che sulle caratteristiche dei nuovi assessori è stato chiaro. Per l'espressione di tutto il territorio, ovviamente un'espressione in giunta ci saranno uomini, donne, però diciamo a me interessano prima di tutto le capacità amministrative che hanno, quindi prima quelle, dopodiché ovviamente una rappresentanza, una dignità per tutto il territorio regionale. L'unico nome certo è quello del vicepresidente Riccardo Riccardi. Non necessariamente solo tecnici, potranno esserci anche degli eletti nel nuovo esecutivo, a patto che si dimettano dal Consiglio. No, potranno esserci anche degli eletti che daranno le dimissioni da consigliere regionale. E per me chi fa l'assessore deve farlo al 100%, non deve essere il secondo lavoro. E poi c'è anche la direzione PD, tra poco ci arriviamo, perché è successo di tutto. Allora, Martina pare che abbia chiuso, ha fatto votare all'unanimità questo documento per la chiusura di fatto al Movimento 5 Stelle, pareva anche alla Lega, ma in realtà ci sono visioni diverse. Poi Michele Emiliano è uscito e ha raccontato una sua versione differente, convinto che sui 5 Stelle ci sia ancora una possibilità. Poi insomma vedremo, cercheremo di capire da Ressani che cosa ha detto. Che cosa vi siete raccontati questa mattina? Non molto, perché era la prima riunione interlocutoria.
Vabbè, però diciamo, io avevo fatto anche delle ulteriori riunioni un po' più tecniche per andare a verificare quella che è la macrostruttura della regione, come può essere fatto il cambiamento in base al programma che il dottor professor consigliere Onze non ha sentito, ma per esempio quello è fatto di mettere un referente per la disabilità, nel senso che non va integrato soltanto nella sanità e nel sociale, ma anche con riferimento agli altri assessorati rispetto al lavoro, alla formazione e a quant'altro. Poi per quanto riguarda l'intervento anche la ristrutturazione della regione, dal nostro punto di vista, non è che stiamo criticando a priori il. Allora, diciamo intanto c'era Massimiliano Federica, Fabio Scocimarro, Sandra Savino, Sergio Bini, Renzo Tondo? Sì. Renzo Tondo, poi? Anche chi ci ha accompagnato, devo dire? No, vabbè, insomma, no, capire, è una riunione allargata, c'eravate solo no, voi. Eravamo noi, tutti i partiti che hanno sostenuto Federica. Quindi, diciamo. 10 assessori più il presidente, quindi un assessore a Fratelli d'Italia. Non so, io cerco di capire, no? Allora, cioè, un assessore a Fratelli d'Italia. Che ha detto il governatore, progetto Fugi. Allora, va dato atto che il governatore è stato molto chiaro e anche molto schietto, visto che lui si appresta a un'esperienza così importante per la prima volta, ha detto chiaro e tondo che vuole una giunta forte con competenze, quindi non sarà da applicare col bilancino del farmacista Emanuele Cencelli come si faceva nella prima repubblica, cioè tanto preso tanto ma ti do. Se un partito ha delle competenze tali che può essere utile, non è il problema di avere uno o due assessori, ma piuttosto di avere delle persone competenti nel posto giusto. Questo è veramente, sinceramente, il progetto che viene fatto. Quindi che competenza ha Fabio Scocimarro? Beh, uno va a vedersi Wikipedia Fabio Scocimarro, vede il curriculum. Vede il curriculum. Eclettico, eh? Beh, eclettico. No, diciamo che alcune cose si sa che le ho fatte in passato con particolare piacere. Insomma, è più di una delega, poi avendo fatto il presidente della provincia e mi sono messo a disposizione anche per altre cose. Poi dicono la Lega ci vendrà al Veneto, insistono su questo, la Lega ci vendrà al Veneto, l'autonomia del Friuli verrà attaccata, questa è l'amara realtà, questo è un tema ricorrente. No, è il Veneto che... Scocimarro, torniamo. Luca Zaia che dice, compierà la nostra autonomia. Non ci dice qualcosa di più. Ma non è emerso anche neppure cose di più, quindi... Vabbè, 15 giorni bisogna decidere, cioè nel senso... Fratelli d'Italia dice l'assessore che noi proponiamo è... Ma non abbiamo fatto nomi, veramente. Giuro che non abbiamo fatto nomi. Ressani. No, giuro che non abbiamo messo al tavolo tutti insieme nessun nome. La macroregione, il tema che veniva sollecitato, è il tema. Perché? È il tema politico, perché... Con questa giunta leghista, il progetto, insomma, che non è celato, ma insomma è stato dichiarato dai quattro presidenti che sono candidato presidente da prima, come con Zaia, Fontana e Toti, è quello di creare una macroregione. Cosa succederà quando verrà creata una macroregione? Ecco. Trieste farà la Valletta di Venezia e di Milano. Assessore Cultura e Sport. Il porto che è diventato il primo porto italiano per traffico merci verrà... Rischia di essere fagocitato, le dice. Saranno fatte le scarpe nei confronti di Venezia. Questo è ovvio. Questo è il tema economico. Allora, io credo che Questo vorrei tornare, Ressani, mi permetta solo qualche istante, ma vorrei capire da Onsel, che è stato sindaco 10 anni a Udine. È giustissimo, scrivevano adesso via sms, che chi fa l'assessore non debba essere consigliere. Quindi, anche se non è il problema di Scocimarro, abbiamo detto che sarà assessore, non abbiamo ancora capito se cultura e sport, adesso vediamo. Fa tutto lui, eh? Niente. No, ma smentisce. E non smentisce. Bravo, Ressani. Allora, io non l'ho chiesto. Il discorso, ecco, però vorrei capire, il dato politico qual è? Allora, Massimiliano Federica, l'abbiamo sentito ribadirlo anche adesso, dice chi fa l'assessore deve fare l'assessore e non occuparsi di altro, cioè il dibattito in consiglio, cioè le commissioni. Deve fare l'assessore e impegnarsi per quello. Questo implica anche che chi fa l'assessore è esterno, quindi o viene chiamato e non è stato eletto, o se eletto, vi ripeto, deve dimettersi, quindi saliranno altri consiglieri, quindi questo è anche un dato. Come la pensa? Cioè, lei non l'ha fatto, ma che mossa sì, io è? Non lo feci, non lo chiesi. Anche è se un modo anche questa, per tenere... Questa fu la dinamica che avvenne proprio per cercare di allargare la schiera appunto dei consiglieri comunali, ma le logiche comunali sono diverse da quelle regionali.
È chiaro che qui si dà maggiore forza al Presidente, no? Se queste persone si rimettono, perché qualunque dubbio... Esatto, no, salta l'assessore... Ma non solo, e non è più consigliere, quindi... Ma un assessore ha una certa forza se è anche consigliere, cioè deve essere convinto due volte, una volta in giunta e una volta in consiglio. E quindi è chiaro che è una dinamica, diciamo, più difficile per un presidente se ha degli assessori che sono consiglieri. E ci sono logiche di consiglio che non sono logiche di giunta. Dunque, sì, io proprio per questo non pretesi questa cosa dai miei, poi avvenne e funzionò. Però lo trovo veramente però poco interessante come tema. Cioè, ho capito che molti si agitano, però francamente ai cittadini di questo veramente non gliene importa nulla. Questa è una mera logica di palazzo e io quindi non ci perderei molto tempo. C'erano altre due considerazioni però che avevo visto, sulle quali volevo commentare. Una che effettivamente condivido, c'era uno che diceva uno tra i migliori programmi era quello del 5 Stelle. Lo penso anch'io. Era veramente un buon programma. Migliore di quello di Bolzonello? Era confrontabile con quello di Bolzonello. Aveva parecchie stanze. E paradossale è che avete preso meno voti di tutti. La dice lunga. Cioè, non io condivido. Secondo le cose. Non riuscite a spiegare nulla. Secondo punto, mi piaceva commentarlo. Dice, anche il sindaco di Firenze si è accorto che ci sono troppi immigrati nelle case ATER. Lì ci sono delle regole che sono condivise, che se uno vuole può cambiare e vengono cambiate, diciamo, sistematicamente. Dunque, di nuovo, non è un problema drammatico, è un problema se uno vuole ristabilire certe gerarchie, lo può fare tranquillamente. Ho votato Federica con convinzione, mi auguro solamente che metta negli assessorati persone competenti e non le solite facce vintage che devono a tutti i costi sedersi su una poltrona, immagino. Quindi era il miglior programma il vostro, dice Onsel. Ci credevamo, era un buon programma, l'abbiamo scritto con i nostri sistemi assembleari e coinvolgendo più persone possibile e cercando di coinvolgere persone addentro nella materia che si andava a trattare, per cui evidentemente non è questo il punto. Vabbè, no? Esatto, era la mia tesi, evidentemente non è questo il punto. Ma del resto anche il fastidio che abbiamo avuto per le riforme che il centro-sinistra ha portato avanti, su cui siamo stati molto critici anche noi, molto spesso il problema non è l'impianto filosofico della riforma, perché su questo possiamo essere d'accordo anche noi, la riforma della sanità come impianto filosofico era largamente condivisibile, ma tu non puoi partire dicendo che delocalizzi i servizi ospedalieri sul territorio e la prima che cosa che fai è tagliare i posti letto. Perché è chiaro che le persone si accorgono che il servizio è peggiorato. Allora, se il servizio peggiora, le persone si arrabbiano e poi non ti votano più. È abbastanza ovvio. Cioè, mi rendo conto che il mio discorso è semplice, però è questo. Ci torniamo tra poco. Salutiamo un'amica che torna a trovarci dopo settimane, anche perché l'hanno chiesta a gran voce durante i giorni della maratona. Sindaco, maratona. Ci perdoni, è Iovanka. Siamo pronti per il pubblico la italiani. Chiede. Non è mica colpa mia, ha cambiato le scarpe. Sì, mi ha dato Fabio Carini. Domenica c'è la maratona vera domenica, maratona. Sì. E lunedì fa il primo piano, c'è la maglietta celebrativa. Bellissima, io non ce l'avevo questa. Sì. Già morti sei anziani, che guardava lì. Durante il tempo. Durante sì. Ma 16 c'è, ore. C'è sei funerali domani. Mica colpa nostra. Cioè, ieri abituati solo... No, perché di sera sei in dormenza, invece di giorno tutto il giorno. No? Quindi c'è così. Allora, buonasera, come va? Bene, dove è stata? Perché non è venuta la maratona? Sono andata con Morgera. Con Morgera? Sì, Morgera, Bolzonello e Cecotti. Siamo andati con Mirella in Istria con la 127. Da poco mi sì, li ho portati via che non c'è suicidi. Ha trovato i voti? No, perché paga Bolzonello, perché lui ci sta eletto. Invece Morgera era de Drio in canton con Mirella, zitto, non diceva niente. Che dico, ma sta tranquillo, qualche dunte voterà. Lo vota qualche dunte. Dice vero, Danielis? Pochi. Pochi, ha detto Danielis. E
Sì, no, no, lo avevamo imbriagato, non ci è accorto, per quello non lo avevo ancora visto. Dopo, no, dopo, lo vedremo tra poco. Salutiamo Borgera, che dopo vedremo dove che va sabato. E sì, niente, la maratona non c'è potuta, e meno male. Perché guarda 25, anche la fascia. 25 ore di... Questa, ah, questa rosa, sì. Sempre carini, mega, da quel candidato, sì, sì, sì. Vice sindaco polacco suggeriscono via SMS. Certo. Non bastava tanto italiano, altri stranieri. No, no, no. Basta, no? È italiano, forse Italia è triestino. Ho fatto una fatica per diventarmi italiano, adesso tutti i polacchi. Sono due fratelli, vuol dire quale? Esatto. Allora, quale dei due? Sì, sì. E Daniele, come sei? Gadito la regia che ti alzi un po' col volume, perché sei in fondo scala, che devi parlare più forte. Devo parlare più forte. Sì, sì, la gente non senti. E allora... Quale farsi valere stasera, visto, no? Sì, allora Gadito, che fico che la Golf nera, ti hai visto? No? Questo è successo con la Golf del fico? No, la Golf è una macchina, la Golf... Ah. In nero. Ah, in nero, diversa. In nero. Ah, ma c'è vero questo? No. Perché che ho subito telefonato a Berlusconi e che ho detto, ma ascolta, mangano te che pagavi i contributi. Cioè, ma meno quello. che non stalliere, ma... Che te fai stalliere. Irregola. No, io era regolare. Io era regolare, sì. Boh, ma insomma, fico va in autobus e anche noi, fra poco lo manderà via anche lui. No, vediamo, vediamo. Mino, non so se mi capisci, rettore dell'università. No, rettore, Mi capisci come parlo, o vuole che parlo italiano, che sono bravissimo a parlare italiano? Eccezionale. Pensa, lui andava a De Fazio, uno studio bellissimo, enorme, giornalisti, ospiti. Come mai ti sono finito sgabuzzino con via Marina? Vabbè, adesso. Sindaco, ci spiace per lei. No, ma era bellissimo, lo guardavi, ma mia Mirella, matematico, ma parlava anche bene, bravo, bravo, insomma. E noi tegata alle gomme ancora a Trieste, sindaco di Udine. Stiamo attenti, al derby. No, abbiamo chiuso il cancello comunque. Ressani. Ecco, Ressani, eccolo qui. Segretario lui, del PD, eh? Eh sì, e qui fai perché il 23... c'è l'unico che ridi coi perdi, no? Perché adesso uno felice. No, c'è vero, Ressani? Sorrido, dai. Sì, ma insomma, la grima stavora la era già che la si buttava a Zodel Molaudace. Ho visto, vice sindaco di Trieste, ne propongono un altro. Ma cosa, ha lanciato un sondaggio? Ah, Pomidori, c'è quel, sì, sì. Non era Pomidori. Sì, Pomidori. E no, ascolta, Ressani, non ti ha paura? No. C'è un segretario. E no, volevo chiederti... Peggio di quello, no. Dice. Mi piace la maglia verde, perché adesso saliamo tutti sul carro, no? Allora, saliamo sul carro. È diventato leghista. Direi che leghista, che ha tutto verde in carro. Sì, leghista, sì. Esatto. Sì. Salga davanti, mi raccomando, che sennò si impenna. Ciao Mirella. Sì. No, Ressani, Renzi ha detto che chi perde le elezioni non deve governare. E lui che governa senza fare le elezioni? Adesso la direzione ha detto che non si va né di qua né di là. Vabbè, vedremo, continua le consultazioni. Abbiamo qualcosa o no? Per chi? Peta, lui non lo conosce. Giuseppe Gersini, c'è consigliere comunale. C'è regolare, con i documenti. Mi paga in nero, Lori. Sì, esatto, mai pagata se non in nero. Sì, infatti non forbo tanto bene. Vabbè, dopo aumenta. Partiamo col quiz. È Lavarino questa settimana, indovina chi? Chi è? Mi raccomando, c'è... C'è un braccio. Allora, ma sì, ma è anche il triciclo che può aiutare un po'. È sbagliato. Perché però, è appassionato anche di robo con le ruote. Con le ruote. Sì, mi invito i telespettatori. Il premio al primo che indovina, firmesce, perché sennò non si può. Dovete scrivere chi è secondo voi questo politico o politica. No, c'è maschio. È maschio. Sì. Avete qualche idea, Ressani? Non lo so. Giacomelli. Sì. Giacomelli. Mano, braccio teso. Ecco. Però allora, il sinistro. Sì, chi vincerà la scatola, vedremo subito, eccolo qua. Vedete, c'è difficile. C'è negli anni 30, penso. No, potesse essere anche durante il ventennio. E chi indovina, seguendone Magna de Mena. Magna de Mena, su questo possiamo discutere, ma d'altronde è stata in ferie in questi giorni. Comunque,
il premio gela la scatola. Scrivete chi è. La scatola. Lancia i dati. Diventa anche tu conduttore, basta poco. Basta poco, insomma. Certo. No, dopo infatti, io questo è vero. Se tira i dadi, insomma, è facile. E questo poi, è il premio che indovina. E partiamo con l'Avarino, che è grande successo. Trieste. Sì, sull'altipiano carsico ha spuntato una vecchia strada romana. E era il primo lotto della Piscianzi Salerno regionale. No, da Piscianzi andava a Salerno e adesso è quasi Calabria. Finita, insomma, siamo arrivati a Reggio, no? E tutti che guarda la linea. Deve essere il verde. E domenica vado a fare questa maratona con la coscienza. No, non facciamo più la bevandella, come si chiama? La Mira. Ma no, la Mira. La Mira. Fallita. Allora, notizie sportive, ieri che avevi visto, insomma, Rosato è il nuovo direttore sportivo della Juventus. E Agnelli che ha detto col Rosatellum vincemo la Champions anche con se il siamo modulo lì, con il modulo Rosatellum, no? Vincemo la Champions anche se siamo eliminati, no? Certo. Perché avevi visto che se devo fare l'alleanza con il Real la pensate bene, insomma, allora va la Juve e avanti così, insomma, il nostro Rosato che è sempre in cura di un psichiatra. Qui la candidano al consigliere adesso. No, non state rispondendo a quella foto, mi raccomando, quel bimbo abbiamo detto. Bimbo, sì, cos'è? Bambino. No, dai. Oh, allora, continua le consultazioni, foto trovate in rete. Un po' con tutti, diciamo. Sì, Telefunici è sempre allegri, vivaci, che canta insieme a Mattarella, viva l'Eco, boh, perché anche Lori non aveva un'idea. Sì, Triestini. Chiaro, no, cioè, si riconosce chiaramente. Esatto. Poi? Povero Mattarella, poi c'è il Yoda. nessuna convergenza sul premio, Anna King Skywalker non piace ai 5 Stelle, chiede un'altra costellazione. No, e niente da fare, Mattarella alla fine è andata triste via. Quel personaggio è Slocker, scrive Lucilla. Lì era già. Ah, l'abbiamo già fatto vedere. L'abbiamo già fatto, non già è un'affezionata. No, dai. Allora, qua ha vinto il presidente Fregola, che ha detto... Dopo lo vediamo, dopo lo vediamo. Il suo papà ha detto che si chiamava Fregola. Sì, ma Tristin, no? Allora, e pensa che suo papà nega in privato a me e Laura Bucarella, che lì era così piccolo che poi scrollava la tovaglia dopo cena... E una volta che c'è cascato dal balcone anche. Adesso che avremmo capito perché qua scrive uno scorcimarro, eh. Ma non c'è firma, eh. Allora, cioè, come dire, ha vinto, no? No, può essere. Sindaco, perché il papà di Massimiliano Federica ci ha svelato l'altro giorno in diretta durante la maratona che lo chiamavano Briciola da piccolo, quindi è stato un momento di altissima televisione. E una volta suo papà, ripeto, lo ha scassato e c'è cascato dal balcone. Ecco. Per me è Cosolini, scrivono. Troppo magro. No, vabbè, sera qualche tempo aspetta che faccio un po' che di esercizi qua, ha detto Garcini. Sì, mi sa perché lo dicono tutti da casa che ha bisogno. Poi chi c'è qua? Allora sabato c'è allora la stazione marittima, c'è il goodbye party. Daniele Morgera torna. Che foto è quella di Morgera? Lui pensa che sentite c'era il suo internet delle foto di Morgera, le foto che faceva prima delle elezioni gli era già triste. sapeva già che il ciaperà all'11%. Insomma, l'astronave partirà alle 23:30, Jacques Zé, Lorenzo Giorgi farà il mercatino. Sì, sarai di zucchero, di salame e cucinerà anche nelle griglie. Va bene. È scocimarro, dice Valentina. Valentina, c'è tua figlia? No. Vabbè, allora fiato alle trombe. Chi è? Cioè, nel senso i trombati illustri. No? No, dai. Allora, vede Morgera, lui nei suoi placati sulle strade. Cosa lui scriveva i tabelloni. Ah, ok, ok. I tabelloni. Io che scendisi i placati. Allora, c'è scritto partecipa. Scegli cambia, e cambia e la gente che ha cambiato ha votato un altro ha guardato solo l'ultima parte. Allora te lo guardi, ti scegli e dopo ti voti per Federica. Gli è scritto cambia, no? Anche Pirella che aveva il dubbio. Slocar detto di no. Dopo torniamo sulla foto dei trombati. Zalucar che venga messo in dieta con successo. E Zalucar ce lo avevamo assorbito un anno qua a Tele4 ed è qua e ma niente non ha servito. Quindi non è vero che Berlusconi ha vinto grazie alla televisione. Notiamo il dottor che mi segue, ormai mi segue secondo chi è Zalucar. Sì. Poi chi c'era? Dopo c'è Rotelli che c'è un po' il padre della riforma che ha ciappato meno voti dei miei
alle comunali di Craguglieva. Emiliano Edera. Emiliano Edera era di inaugurare la quinta volta il Grezzar, non gliela farà stavolta, niente da fare. E dopo c'è Giulio Lauri, peccato, perché lui qua aiutava proprio, ricordai che avevo detto, gli anziani. Nel ritmo, nel, diciamo, di ringa. Nell'indormenzarsi, nelle case. Assopirsi. E te lo inviterà? Oh, se non può ridere, no? Non rida. Una grossa perdita non avere Everest di ragione, schifo, vabbè. Poi? Che c'è? Basta. Malaya, allora andiamo avanti. Maratona Varino, share al 22%, record di ascolti. Non sapevo dove andare. Il direttore, sì. In realtà sono stato cacciato da casa e non sapevo dove andare a dormire. Giulia, perdonami. Una nota. Posso tornare? Bosazzi, io prigioniero di uno squilibrato, ho dovuto fare pipì nel secchio di Giovanca durante la diretta. È vero, confermo. Qua dentro mi ho trovati i vostri bisogni in diretta. E potevi... Non ha neanche svuotato. No, Bosazzi, potevi lasciarlo andare a 5 minuti. 16 ore con me. E lì erano anche vestiti belli, ti? No, era quello della cravatta, però un po' discutibile, ma vabbè. No, sì. Comunque è successo questa maratona, adesso quando c'è le prossime lezioni? Di piazza, scrive Marisa, e non lo so, forse piazza, a settembre. Di piazza era già. Niente, non è di piazza. Non c'era la macchina fotografica ancora. Non c'era la macchina fotografica. Detto, sì, non te manca. Sicuramente non è assessore nel rimpasto in comune, diciamo così, ecco, eventuale. Morgera, scrive Andrea. Sì, Morgera, Moregera c'è scritto. Non era per le preferenze. Un altro... Poi abbiamo quasi finito. Allora, ultime notizie da Catinara: benissimo che Danilo Slocar ha fatto 5 bypass. Dopo ore di intervento, Danilo Slocar si risveglia democristiano. Dura, E Marini subito si è scaldato e ha detto: santo, subito che va a portare la tessera della Democrazia Cristiana. Perché non c'è più, non si arrabbia più, il parla bene. Te dovessi vederlo. Adesso è calmo. I dottori arriva a parlare senza che li interrompi, no? E si dà una calmata. Allora lo salutiamo, insomma, si riforma la DC, lui sarà candidato. Anche Claudio scrive Scoccimarro. Sì, lo carga detto, quando esco gli comprerò un gelato, perché adesso non col più. Marini ha detto che gli portava il gelato, a dire il vero. Poi? Ma è andato? Abbiamo finito? Non si sa. Ma non c'ho, ultima, no, c'è ancora, sempre Maratona Avarino, la trasmissione dei record. Maratona Avarino, fa le ore piccole, e Sandra Savino si presenta in pigiama. Cioè, la che aveva una Flaida, e Mirella che ha detto, ma quella non l'ha comprata, De Micio. Nino Lago, come è possibile? No, la senatrice non capì niente di moda, a Trieste siamo di un'altra razza. No. Ecco qua, vediamo oggi Andrea in fondo, allora, già leghista, lo vediamo. Bisogna dire al vice direttore che è onorevole, e un'altra razza si chiama poi con l'apostrofo, perché bisogna correggere le bozze prima di pubblicarle. Ma giornalisti, un disastro. E pare che questo articolo l'ho scritto Toio. Ecco, allora qua si spiega tutto. Poi? Sì, c'è finito? Non so, Savarino. Chi ha vinto? Chi era quello? Sì, era lui. Polidori, insomma, no? Polidori, no. No, quella prima di Valentina. Valentina, no? Eccolo là, c'è Scocimarro. Ecco, scritto me l'articolo. Vedi? Pensa anche a me. E poi vedi quando conduceva una trasmissione su Telecapodistria e spiegava come che finalmente il sloven si può scegliere come seconda lingua a Trieste. Se grazie anche a lui che ha fatto la pubblicità per Telecapodistria. E del suo amico Popovic. E il suo amico Popovic. Quindi è Scocimarro. Ha alzato il braccio sinistro. Ma te che avevi male del braccio o te ieri già andavi? È l'unica foto che ho che hanno? È l'unica foto che ho alzato. Dire che hanno così di piazza te la torna, la battuta. Basta, abbiamo finito. Eri bianco e nero. Allora, prima di andare via, chiuderia. Questa qua l'ho trovata in rete, ringraziamo un ragazzo che l'ha spedita. E col 2 ci va Servola, col 4 in Arsenal, cioè quel che diceva lui, Drio Salvini, col 6 se va Barcola, col 5 in ospedale, col 1 in cimitero, col 7 alla stazione, col 9 in manicomio e se Dio vuole. Col 10 ma non che la farà, col 10 in canone, la 10 non la ciappa. Cari italiani, ci vediamo. Ci vediamo dopo la pubblicità, grazie Giovanca. Arrivederci, bocca al lupo per la maratona. Ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco. E vedremo Francesco Russo, ascoltate perché discutiamo anche brevemente della direzione di oggi. Il durissimo attacco del consigliere regionale più votato ai vertici, Rosato e Serracchiani, tra poco. A Roma il problema del Partito Democratico si chiama Matteo Renzi. Io spero davvero abbia la capacità di mettersi almeno un passo di lato per aiutarci a ripartire. E a livello regionale è chiaro che queste elezioni hanno detto chiaramente
che il ruolo di Ettore Rosato, di Deborah Serracchiani, che in qualche modo hanno fatto una scelta e hanno gestito le cose per garantirsi un posto sicuro a Roma, non hanno aiutato il centrosinistra di questa regione, non hanno aiutato il Partito Democratico. Non fa sconti Francesco Russo, il neoeletto consigliere regionale PD, recordman delle preferenze, non usa mezze parole per indicare i responsabili della debacle PD in regione, solo parzialmente oscurata dalla sconfitta colossale del Movimento 5 Stelle. Indirettamente Russo replica anche alle parole dell'onorevole Serracchiani, che martedì a 8:30 così aveva analizzato il voto. In Friuli Venezia Giulia il Partito Democratico ha perso, io ho perso, abbiamo perso il governo regionale. Perché? Ma detto questo però, dal 25%... Perché lei ha perso? Come lei è stata governatrice del Friuli Venezia Giulia? Io devo fare un'autocritica per quello che è accaduto evidentemente. E cosa, perché secondo lei ho scelto di non ricandidarmi? E probabilmente questo non ha pagato anche rispetto al lavoro che avevo fatto nei 5 anni precedenti. Sergio Bolzonello ha avuto una campagna elettorale tutta in salita, in cui è stato difficile per lui far risaltare la sua competenza e le sue capacità personali, perché gli è stato impedito di uscire per tempo dalla scia della giunta Serracchiani. Forse lui si sarebbe dovuto dimettere qualche mese prima, ma certamente la scelta di Deborah Serracchiani, a cui avevo chiesto più di un anno fa di dire da subito se andava a Roma o rimaneva in Friuli Venezia Giulia, di rimanere invece legata fino all'ultimo al territorio, non ha aiutato Sergio Bolzonello e ha portato al risultato che tutti conosciamo. Ora Russo guarda il futuro. Obiettivi ancora il porto e il Porto Vecchio e un atteggiamento collaborativo con le altre forze politiche, ancorato saldamente all'interno del PD. Mi sono impegnato a cambiare anche il mio partito. Non cambiare partito, rimanere nel Partito Democratico, nel centro-sinistra e provare a cambiarlo. Spero davvero che dentro il PD, a Trieste e non solo, non si faccia orecchie da mercante ai tanti voti che hanno espresso questa voglia di cambiamento. In ultima analisi, Russo può persino permettersi di sorridere quando gli si fa notare che sono in molti a definirlo democristiano e a ritenere che questa sia una delle ragioni del suo successo. Conta ormai la persona e conta il progetto. Dobbiamo anche imparare a superare alcuni steccati quando si tratta di lavorare per il bene dei nostri territori. Sulle grandi sfide di futuro di Trieste e della regione non ci si può dividere a prioristicamente tra destra e sinistra. Allora, ci va giù duro, il consigliere regionale più votato ed è Francesco Russo. Ma, che si fa? Ma io devo dire intanto che ringrazio Francesco Russo per la splendida campagna elettorale che ha fatto e anche per le preferenze che ha portato al nostro partito, perché ha avuto 4.400 preferenze che sono frutto non solo di una capacità attrattiva personale ma anche di una visione e del riconoscimento dell'enorme lavoro che lui ha fatto come senatore della Repubblica, facendo una cosa che sembrava impossibile, cioè la sdemenializzazione di Porto Vecchio, che era fermo lì, cancelli chiusi. Francesco Russo con un emendamento è riuscito a fare questo capolavoro di restituire alla città di Trieste il Porto Vecchio. Ma io credo che l'esigenza di rinnovamento sia assolutamente condivisibile. Bisogna rinnovare, però bisogna rinnovare in termini di progettualità e in termini di capacità di avere persone di qualità in una comunità. Io non ho apprezzato e non apprezzo molto, e ho sentito nell'intervista che si è pronunciato in più circostanze la parola io ho perso, io ho fatto questo. Io credo che Deborah Serracchiani? Io credo che lei secondo me intendeva dire, cioè è chiaro che le interpretazioni possono essere due: non mi sono ricandidata, io avrei vinto, ma oppure non mi sono ricandidata, il fatto di aver scelto di non andare a una prova ulteriore nuova voto ho danneggiato chi è venuto dopo di me. Credo sia ovviamente l'interpretazione. Vede Avarino, io credo questo. Il messaggio che è stato dato, che noi dobbiamo cogliere, è quello di un rinnovamento reale in una comunità. Cioè il Partito Democratico, e io questa è la sfida che lancio e che voglio proporre agli elettori insieme a Francesco Russo, insieme a Roberto Cosolini, che è stato il quarto più votato, è quello di rifondare una comunità in cui ci sia il noi. Noi dobbiamo avere la capacità, abbiamo due grosse sfide come Partito Democratico. Sì, ma Russo attacca Serracchiani e Rosato. Guardi, il tema è questo. Noi dobbiamo avere la capacità, lo dico in maniera molto netta, di fare innanzitutto di ritrovare una capacità di dialogo con le forze del centro-sinistra. Questo è mancato.
Penso Furio Onsel possa dirci qualcosa in questo senso. Io penso che il centrosinistra e il Partito Democratico deve essere l'attrattore dialogante di una casa dei partiti progressisti che vogliono fare il bene dei cittadini. Primo dato culturale. Secondo dato politico. Io credo che ci sia una sfida che dobbiamo combattere, che è quella di andare contro il progetto di macro regione che praticamente minerà la specialità regionale del Friuli Venezia Giulia. E da questo punto di vista l'idea di creare un'area vasta intorno alla portualità triestina, intorno cioè alla città metropolitana. No, non ho detto città metropolitana. Dottor Avarino, mi perdoni, sto facendo un ragionamento diverso. Vede, con Zeno D'Agostino, e i risultati sono riconosciuti da tutti, ce lo dice il sindaco di piazza e credo che anche i colleghi lo riconosceranno. Federica l'ha incontrato ieri. E anche Massimiliano Federica ha speso sempre, anche in questa campagna, parole di elogio. Si è dato avvio ad un procedimento che può essere il motore per un ripensamento di tutta la specialità regionale, e lo dico ad un sindaco che è stato furioso e che è stato particolarmente sensibile ad interpretare in una chiave di unità quel percorso. Allora secondo lei Onsel sbaglia, Russo? Io credo che l'area vasta debba andare. Ma c'è stato troppo accondiscendenza a quella che è stata una linea centralista. Io penso che fa parte un dibattito dell'anima della sinistra, giustamente il centro-sinistra, giustamente Russo sottolinea la necessità adesso di rifondare il centro-sinistra in regione. Ovviamente si può prendere le cose molto buone che sono state fatte nei 5 anni precedenti, però bisogna a questo punto aprire una nuova pagina. Giustamente quell'intervista della Deborah Serracani, io avrei preferito venisse fatta semmai dopo il ballottaggio a Udine, perché non credo, diciamo, questo tipo che può portare un problema. Ma diciamo che sono indubbiamente fragilità che non aiutano, no? Noi abbiamo, io mi sono battuto, come era stato detto anche prima, per cercare di costruire un'unità della sinistra e purtroppo questo è molto molto difficile. Quindi a creare questi antagonismi in un momento dove c'è bisogno di unità non lo trovo opportuno. Quindi in questo senso allora, non so stigmatizzare. Una unità, poi torniamo al centro-destra e al Movimento 5 Stelle, un'unità c'è, quella di oggi nel voto in direzione? Sì, cosa è successo? Ci dà una sua interpretazione. Niente voto, governo con i 5 Stelle, il PD alla fine. Sì, arrivo subito su quello. Dico solo una cosa, l'unità secondo me è molto importante. Il percorso di rinnovamento deve essere avviato però partendo anche dalle cose buone che sono state fatte, lo ricordava Furio Onsel. I dati del porto sono dati veramente importanti per te. E lei dice merito di Serracchiani, quindi non si può neanche attaccare. Quindi bisogna essere onesti su questo. Poi peraltro mi faccia dire, poi arrivo sulla direzione nazionale, il processo di rinnovamento nella nostra città Trieste, sulla quale dirò, mi faccia dire solo due dati perché sono alla direzione, arrivo subito. È già cominciato ad ottobre, quando sono stati rinnovati gli organi dirigenti che hanno eletto me come segretario. Abbiamo avviato un percorso condiviso che vuole traguardare una nuova proposta politica fino al 2021, con percorso condiviso da Francesco Russo, Ettore Rosato e Roberto Cosolini. Noi dobbiamo andare uniti e le dico anche perché. Analizziamo i dati, poi arrivo alla direzione nazionale, ma mi faccia dire perché questo è un tema importante. Guardi, il Partito Democratico di Trieste fa 24% circa. In termini assoluti, segua bene questo dato perché è importante, nel 2013 il Partito Democratico a Trieste realizza in termini assoluti 16.300 voti. Deborah Serracchiani vince le elezioni. Oggi, 2018, il Partito Democratico, che esce sconfitto dalla competizione elettorale, realizza a Trieste 17.000 voti, 700 voti in più rispetto al 2013. Questo si deve sicuramente alla capacità straordinaria e attrattiva dei candidati, ma leggendo i dati va anche detto che è stato mantenuto fermo il voto di lista del Partito Democratico. Erano 8.000 voti. No, ma che il PD tenga, l'abbiamo detto subito. No, ecco, allora però attenzione, visto il periodo è un grande merito. Sa qual è il punto? Bisogna che il PD tenga, ma che si proponga come forza innovatrice e che abbia una proposta nuova. Senta. Sì, ma solo una precisazione, se nulla togliere le vittorie di 5 anni fa della Serracchiani, fra l'altro scaturito nella Venezia Giulia e non nel Friuli, a prescindere da questo, non dimentichiamo che c'era una seconda lista di centrodestra, un'altra regione, che ha portato via i punti. Se ci fosse stato l'accordo che era auspicabile, Fabio, certamente questa volta l'accordo c'era, però io analizzavo il dato in termini di voti assoluti. Si passa da 16.300 a 17.000 voti. Di tutti i discorsi che ti ho fatto adesso, a parte che la macro regione, permettimi, non c'è nel programma del centrodestra, ma
sia ben diverso. Guarda che non voglio entrare nel merito. C'è un patto tra i governatori, dice. L'hanno fatto prima delle elezioni, insomma, hanno fatto. No. Quello l'avrei fatto anch'io, una sinergia fra i governatori del centrodestra, del nord, auspicabilmente anche del Piemonte il prossimo anno. Ma che ruolo avrà Trieste in questo patto? Scusa. Che ruolo avrà Trieste? Quando ci sarà Venezia che dirà le navi devono venire da noi, i traffici devono venire da noi. Al contrario. Quale sarà il nostro ruolo? Al contrario, c'è un grandissimo progetto per fare un grande hub nel Porto Vecchio e a questo proposito voglio dire mi aggancio. E quindi noi faremo da magazzino a Venezia. Ma questo lo dici tu, vabbè, non fare catastrofista, io le vedrei le cose in positivo, per esempio dove c'è la diga di oggi, ho già fatto tempo fa, prendendo spunto da quello che è scaturito dalla riunione del Propeller, l'associazione degli operatori del porto. Sì, per far arrivare MSC in Porto Vecchio, giusto? Tagliando un pezzo di diga. Esattamente, si fa un grande molo di 500 metri con delle grandi navi passeggeri che arrivano, con una grande zona marittima e servizi connessi, è da farsi in pochi anni con soldi privati, con project financing. Non penso che questo sia un progetto. Solo infrastrutture allora. No, non riusciamo a capire questa sera, continua a depistarci. Non riusciamo neanche a capire. Parte che sarebbe anche da capire in Porto Vecchio se andrà avanti la proposta della Lega di fare uno spezzatino progettuale o un comparto. Visto unico, che le elezioni sono finite, prendiamo spunto delle cose positive. Francesco Russo ha detto una cosa che io ho detto anche nel passato: che destra e sinistra non si deve tagliare con l'accetto del programma, sono tante cose condivisibili. Quindi vediamo quelle cose che ci uniscono per il bene del territorio, che sia la Venezia Giulia e il Friuli. E portare avanti insieme l'aeroporto. Senta, che adesso dovrebbe con 600.000 passeggeri non serve a niente con questo grande polo intermodale, quindi deve triplicare i passeggeri. Come lo fa? Facendo sinergia o con la società veneta. Poi scrivono Lombarda. Si ricandidava il PC, ma immagino il PD avrebbe perso molti più voti. Polo intermodale, peraltro, altro risultato che riconoscerete. Guarda, anche qua la campagna elettorale è finita. Anche il polo intermodale è frutto di un percorso nato da governi di centrodestra e di centrosinistra. Danielis, ho capito dalla direzione di oggi che il PD chiude con voi. Vediamo chi ha messo di più o di meno. Ormai, Scocimarro, aspetti un secondo solo. Danielis, ho capito che il PD chiude con il Movimento 5 Stelle. Così pare. Niente da fare. Quindi lunedì si rimette tutto Avarino, al Presidente Mattarella. Io solo le dico una cosa poi sulla direzione, perché penso sia il tema politico fondamentale. Ma lei crede, al di là dei tatticismi che secondo me sono quello che stanno minando il PD e delle posizioni interne, ma lei crede che di fronte a tre governi del Partito Democratico, dove i cittadini hanno espresso un voto il 4 marzo dandoci il 18%, sarebbe serio e coerente pensare di andare a fare un governo essenzialmente quando i cittadini ci hanno detto avete perso? Io credo che per rispetto dei cittadini questa non è la cosa giusta da fare. Altresì però ritengo che sarebbe stato utile, e era quella la linea che io credevo dovesse passare in una direzione nazionale come questa, proporre dei temi programmatici, e ne dico tre, al Movimento 5 Stelle o alle forze politiche che ci stavano, il tema del lavoro che ci divide. Sì, ma che se ne occupino gli altri, però, dice. No, io dico, ci sono dei punti programmatici che per noi come Partito Democratico sono assolutamente imprescindibili. Primo, il tema del lavoro, che quindi si scontra con il reddito di cittadinanza. Secondo, una visione integrata europea che consideri la cintura anche mediterranea, sulla quale i 5 Stelle non so cosa hanno detto, ma ci poteva ragionare. Terzo, il dato della politica industriale italiana. Questi sono tre temi che dovevano essere proposti e mi faccia dire, io credo, con una consultazione anche degli iscritti del partito. Mi faccia leggere solo questo, sentiamo Danielis. Buonasera, siamo in più di 2.000 persone che aspettano la MIA, la misura di inclusione attiva della regione, il sostegno al reddito. Che fine ha fatto? Ormai sono passati 4 mesi, volete vedere la gente che spacca tutto nelle piazze? Date i soldi, immagino. Dobbiamo tornare a fare il punto con Carlo Grilli, l'assessore comunale, e capire ovviamente dove siamo arrivati. Danielis? Si possono fare 1.000 punti con Carlo Grilli, ma è diventata di competenza. Adesso l'ente erogatore non è più il Comune di Trieste, è l'INPS, quello per il cui sì, il tema è quello. Ma sono un po' incuriosita sul fatto che si veda il reddito di cittadinanza in opposizione al lavoro. Il reddito di cittadinanza non nasce come misura sociale, il reddito di cittadinanza nasce come misura di dignità per accompagnare le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro ed è indirizzato
proprio a coloro che hanno le possibilità di reinserirsi, il resto è sociale. Sì, scusi, ma e quindi io non vorrei intervenire perché... Allora vi prego, perché poi abbiamo Fraleoni e Morgera, vorrei sentire posizione. Anche Gersini. Ma cosa si distingue allora dal reddito di inclusione che è stato approvato dal Partito Democratico? Il reddito di inclusione dice: facciamo un patto tra cittadino in difficoltà e Stato, fai questo patto, cerchi, ti creiamo un percorso per essere reinserito. In cambio, nel momento in cui tu fai questo percorso, ti sosteniamo. Questo è quello che è stato approvato. I 5 Stelle hanno votato contro questa cosa. Perché? Ah, sì, appunto, allora, il reddito di cittadinanza viene dato a tutti, no? E con l'intenzione di dire non è necessario il lavoro. Potete stare a casa. Ma non è vero. Questo è il sottotitolo. Ma perché non leggete la proposta? È un messaggio del tipo, voi siete inutili. Ma non è vero. Va bene. Siete intanto si dà solo per 2 anni, si possono rifiutare solo 2 proposte di lavoro. La piena occupazione. Ma infatti... La piena occupazione, l'obiettivo di dare un lavoro, allora non si chiama reddito di cittadinanza. Ma l'abbiamo proposto noi. È una misura che dice state a casa, noi non abbiamo bisogno di posso voi, parlare poi farete... Me ne vado, perché non mi fa parlare? Mi scusi. Guardi, sono stato zitto per un po'. Beh, per qualche minuto, però... No, santa pazienza. Prego, prego. Parlando tutti. Allora, no, meno me. Di solito non mi impongo, ma siete un po' invadenti. Allora, il reddito di cittadinanza nasce esattamente per questo. Nasce per questo, con delle limiti di mi faccia parlare! Ma perché gli devo cambiare nome? Nasce l'idea, l'abbiamo avuta noi, voi gli avete cambiato il nome. 5 Stelle, avete votato contro il Parlamento. Poi siete andati in Parlamento e avete detto, siccome lo fa il PD, votiamo contro. Allora, non è vero. Danielis, la prego, poi così sentiamo che Garcini. Concluda. Se no ci prendiamo in giro. Il reddito di cittadinanza nasce come misura... Basta! Mi faccia parlare! Una misura che dura due anni, non all'infinito, dedicata alle persone che hanno la possibilità di trovare un'occupazione con un percorso di reinserimento. Che non è previsto. Come? Che non è previsto. Da chi non è previsto? Non è previsto. Ma non è vero, ma se la legga. E, ma allora in cosa si e si possono rifiutare al massimo 2 proposte due volte, di lavoro? Altrimenti poi non c'è più diritto. È no? Diceva, superiamo lo so Danielis, ma bisogna, purtroppo qua io cerco di fermarli, ma quando... arriva il tema come quello che è stato perno della campagna elettorale, è normale che si agitino, perché vi hanno contestato ogni volta dicendo l'abbiamo già fatto, c'è stato un periodo poi diverso, l'hanno ribadito. Dica lei qual è la differenza. C'è stato un momento in cui anche Di Maio sembrava dicesse mettiamo più risorse piuttosto sul REI, che ormai c'è, e invece poi negli ultimi tempi ho visto che è tornato. Se non dica lei qual è la differenza. A insistere sul reddito di cittadinanza. Qual è la differenza? La differenza è che il percorso di inclusione che viene fatto attualmente non funziona. Io sono andata a informarmi. I percorsi di inclusione andati a buon fine sono irrisori. Sì, ho capito, ma uno può perfezionarli, ma non ha nessun motivo di cambiargli il nome. Il discorso di reddito di cittadinanza nasce anche da un modo anglosassone. Funziona questo, per ma cui può essere l'obiettivo che... è di dire state a casa, a noi, voi non servite. Guardi, allora, fermi. Poco di ma perché ci mettete in bocca delle cose che non abbiamo mai detto? Ora tocca a voi, fermi. Danielis, la prego. Gersini, ora tocca a voi da lunedì. Allora, voi parlavate di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione. Io parlerei di lavoro, perché il reddito di cittadinanza, l'inclusione, proprio... la dignità della persona va a finire sotto i tacchi, secondo il mio punto di vista. Allora, cioè, secondo il mio punto di vista è quello di cercare di trovare lavoro per le persone, per i cittadini del nostro territorio. Questa è la cosa più importante. Poi, ovviamente, se c'è lavoro, il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione sarà una misura temporanea, ma non può essere una fonte di sostentamento per una persona. Appunto. Io la penso così. Esatto. Siamo perfettamente d'accordo. E poi voglio dire un'altra cosa. Non si può pretendere che uno vada avanti con il reddito di sostegno, di reddito di cittadinanza, e poi trovi un lavoro che prende meno soldi da problema. Cioè è una cosa... 150 euro, 1000 euro, il prezzo... La gente lavora per 300 euro al mese, ragazzi. Allora, visto che di 5 Stelle abbiamo discusso in questo momento, adesso chiacchieriamo con Alessandro Fraleoni Morgera, cercando di capire da lui che cosa è successo nel Movimento 5 Stelle e se sente il peso, diciamo, di questa sconfitta, l'abbiamo visto via SMS, e quale sarà adesso... il nuovo scenario per i grillini, considerato quello che abbiamo raccontato nel telegiornale, cioè che molti big non potranno neanche più candidarsi
A tra poco, vediamo Morgero. Voglio dire che a marzo 2015... Paolo Menis, Stefano Patuanelli e Andrea Ussai, tutti e tre i big triestini, hanno esaurito con l'elezione al secondo mandato la possibilità di rappresentare il Movimento 5 Stelle in futuro con cariche elettive. Trattasi del capogruppo comunale e leader indiscusso, fino a qualche tempo fa il più stimato e rispettato in regione, del deputato neoeletto, storicamente collegamento fra il livello nazionale e quello locale, nonché amico storico dello scomparso Casaleggio, e del più brillante e attivo fra i consiglieri regionali, rientrato nel Parlamento con 774 preferenze, il top fra i 5 stelle in regione. Assorbita la batosta delle regionali, archiviato dopo Galluccio un altro candidato sconosciuto come Morgera, per i 5 stelle triestini è tempo di rifondare. È un risultato molto negativo per noi, inferiore alle peggiori attese, devo dire. A Trieste, peraltro, la situazione non è affatto rosea. Lo strappo Menis via per la candidatura a sindaco prima e il mancato coinvolgimento di almeno parte degli adepti schieratisi a fianco della passionaria purista nelle liste, poi ha minato la base degli attivisti nostrani, tanto che dietro agli attuali consiglieri comunali c'è praticamente il vuoto e fra i vari Basso, Imbriani, Danielis, Giannini e Bertoni non emerge alcun profilo di potenziale leader. Tutto ciò in un panorama in cui i pentastellati si sono fermati al 9,5% alle regionali nel collegio di Trieste contro il 18 di 5 anni fa, sostanzialmente la metà. In questo panorama vanno aggiunte le uscite di scena dal movimento dei parlamentari Battista e Prodani nella precedente legislatura, in aperta polemica con le scelte nazionali, e la nuova frattura, questa non giuliana ma fra Trieste e il Friuli, conseguente proprio alla scelta del candidato presidente fra Leoni Morgera, un nome che ha spaccato la regione, mal digerito soprattutto dalla componente udinese. Insomma, in questo scenario la next generation triestina serve come l'aria, ma chi possa rappresentarla, questa volta peraltro per rimontare, è ancora una totale incognita. Buonasera ad Alessandro Franoni Morgera. Buonasera, buonasera. Stanno scaricando su di lei tutte le colpe adesso? Ma diciamo che normalmente nel momento in cui si perdono le elezioni in maniera così negativa, è chiaro che chi si è presentato come candidato presidente porta la maggior parte delle responsabilità, anche se devo dire che con dei numeri così negativi, appunto così bassi, penso che dobbiamo fare un esame di coscienza un po' su tutto il territorio. Io personalmente ho dato tutto quello che potevo dare e me lo riconoscono praticamente tutti quanti. Certamente siamo partiti da una situazione già di scarsa presenza sul territorio, perché noi siamo presenti in pochi, quindi dei 215 comuni della regione, e questo sicuramente non aiuta. Siamo partiti da una situazione di scarsa riconoscibilità delle persone, perché io stesso e su 34 candidati avevamo solo 4 candidati che erano i consiglieri regionali uscenti. Certo. Quindi siamo partiti da una situazione di scarsa riconoscibilità sul territorio. Penso che dovremo finire di esaminare un po' i numeri di queste votazioni per capire bene che cosa non è andato. Quanto pensa adesso di essere stato parte di una partita più grande, cioè non solo limitata a Friuli Venezia Giulia, quindi io credo che le dinamiche, come ho detto già ad inizio campagna, le dinamiche nazionali sicuramente avrebbero influenzato le dinamiche regionali e viceversa. Dopodiché quantificare questa cosa penso che sia impossibile. Ho sentito Di Maio difendere il risultato l'altra sera porta a porta, di fatto. Insomma, questo è, noi siamo sempre più bassi nelle regionali, il 12% non è il 7%. Perché poi di fatto è questo, il dato politico è il 7, ma il risultato è il 12, perché c'era il problema del segnare anche la lista, Movimento 5 Stelle, scrivere il nome, e questo forse è un mancato insegnamento che si dà al proprio elettorato, oppure lo stesso elettorato che barra e non importa. No, noi abbiamo cercato di trasmettere questa situazione al nostro elettorato. Io stesso in più occasioni ho detto: guardate che ci sono da fare due croci sulla scheda elettorale, barrare entrambi i simboli quantomeno. Abbiamo fatto un video apposito. Però insomma non basta, alla fine. Lei stesso ha detto più volte di sé: io pago il fatto di essere meno noto degli altri. Assolutamente sì, tant'è che secondo lei c'è una lezione da questo voto? Che è quello, mi pare, di cui stiate parlando in questi giorni. Ce ne sono tante. La prima sicuramente è che dobbiamo fare un grande lavoro sul territorio per essere più presenti, questo fuori di dubbio. E poi ci sono delle cose che possiamo fare per migliorare un po' la nostra prestazione, come per esempio cercare di uscire di più sui mezzi di comunicazione, banalmente.
E certamente la causa prima, a nostro parere, di quello che è successo in termini di appunto risultato molto inferiore alle aspettative è che siamo poco presenti sul territorio. Poco presenti sul territorio? Sì, come portavoce nei consigli comunali, attivisti anche ne abbiamo, però abbiamo poca presenza nei consigli comunali e evidentemente non riusciamo a comunicare bene quello che riusciamo a fare in questi consigli sicuramente. Comunque, di nuovo, per avere delle risposte, non dico definitive, ma più certe, dobbiamo terminare di fare un po' di analisi numerica. Senta, Di Maio l'ha chiamata poi? Vi siete sentiti? Di Maio non ci siamo sentiti, però so che ha cercato di chiamarmi. Beh, ho ricevuto 2000 telefonate, qualcuno l'ho persa. Beh, però è Di Maio. Ho capito, Di Maio in questo momento ha anche tutta una serie di cose da fare. Ma cioè non ha provato a richiamarlo? Non sapevo qual era il suo numero. Vabbè, però è un po' significativo, cioè il fatto che non vi siete sentiti. No, io mi sono sentito. Perché so che lei ha contestato poi un articolo del Corriere della Sera, ho letto nel suo profilo. Ma quindi c'è una tensione, c'è una tensione con Di Maio? No, assolutamente no. Anzi, questo è quello che ha cercato di far passare il cronista del Corriere e me ne rammarico molto perché mi spiace vedere che un professionista lavori in modo così distorsivo della realtà e delle dichiarazioni che gli sono state rese. Io onestamente... Cioè, secondo i Marisio, diciamo, lei avrebbe detto che Di Maio è stato qui solo una volta, questo intende? Allora, attenzione, chiariamo le cose. Io non è che non l'ho detto, però l'ho detto come ho detto a lei, il fatto che la prima causa del nostro cattivo risultato è stato che non abbiamo radicamento sul territorio, non abbiamo esercitato sufficiente presenza e non siamo riusciti a trasmettere alle persone il nostro messaggio, il nostro programma. Questa è la prima causa. Poi, in aggiunta, ma marginale rispetto alla prima causa, okay, c'è stato il fatto che abbiamo avuto poca presenza dei parlamentari nazionali, okay, e poi c'è stato il fatto che abbiamo avuto poca visibilità, perché comunque io vorrei rammentare a tutti quanti che il candidato Fedriga, ora presidente della regione, gli auguro, come dire, la migliore riuscita per il bene dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Però era una persona che era sulle TV nazionali tre volte al giorno, tutti i santi giorni, anche questa sera, campagna elettorale. Sa cosa, Morgera, però è vero che anch'io ascoltandola l'altro giorno, cioè lei ha dato come prima, in collegamento ha dato come, l'abbiamo risentito anche come prima giustificazione, diciamo come prima spiegazione questo. Certo. Nel momento in cui lei dice abbiamo avuto una minore presenza di parlamentari, anche io penso, Salvini viene qua sempre, allora vuol dire che, insomma, Morgera dice, uè, Di Maio dov'era? Cioè... Allora, è sbagliato. Mi permetta, questa è un'estrapolazione che fate voi. Certo, io che è un'estrapolazione, però è anche un dato politico di analisi, non so se lei non la vede così, però io lo leggerei in questa maniera. Però, ripeto di nuovo, io sono abituato al pensiero scientifico 2 più 2. Certo, non ho dubbi. Quindi se dico il dato principale è la nostra carenza di radicamento sul territorio, intendo questo, dopodiché se uno ci vuole costruire intorno... È un partito non strutturato, quindi questo è non presente come... Questa è la nostra caratteristica. Però è vero che i risultati ci sono stati in passato. Cioè, sempre a livello nazionale, se voi andate a vedere anche le passate regionali... Prese il 19% però Galluccio. Prendiamo il 19% sull'onda delle nazionali appena state, in cui prendemmo il 23,5 mi sembra, 24, giù di lì. Sì, 25%. E allora furono le primissime elezioni regionali che noi affrontammo, e le affrontammo, di nuovo lo dico, senza problemi, anche sull'onda di... Dove c'è la Lega, regione, il 5 Stelle viene arginato? Perché poi anche questa è un'analisi che si fa. Non mi sembra, di nuovo l'analisi la dobbiamo terminare, io noto che il risultato nazionale è stato circa 30% Lega sul territorio, il risultato regionale è stato circa 35%. 35 di più. Quindi cresciuta, certamente, ma secondo me non è che i nostri hanno votato Lega. Io penso più che si siano rifugiati nell'astensione, ma di nuovo dobbiamo finire di analizzare i dati. È inutile parlarci così a quattro occhi senza avere... Cioè la Lega ha il 17,5 mi pare a livello nazionale, qui prende il 35, ma d'altronde anche in Veneto è molto più alta, a Trieste il 30. Sono regioni in cui sicuramente il sentimento di vista è diffuso. È vero però nell'analisi che facevamo con Marco Stabile in questo servizio che adesso mancano nomi pesanti, cioè se parliamo di volti noti, o i 5 Stelle va a prenderli come ha fatto nell'ultima tornata elettorale nazionale nel paragone del caso Emilio Carelli, cioè quegli candidati all'uninominale che hanno una visibilità e una fama,
Oppure c'è una nuova generazione da costruire, cioè oltre a mancare il partito sul territorio, come dice lei, mancano anche i volti, no? Quindi un domani che cosa allora, consiglia allora, vista la sua esperienza? Io quello che posso dire senz'altro è che, e questo penso che ce l'abbiano riconosciuto tutti quanti, noi abbiamo presentato comunque una squadra di persone estremamente capaci, estremamente competenti. Non sono persone note, è vero, esatto. E questo noi paghiamo questo problema sulle elezioni locali, amministrative. Però mi lasci dire che le persone note che si sono presentate alle elezioni fino adesso, non solo della regione, mi sembra che abbiano fatto dei disastri, perché le persone note, la Serracchiani, il Bolzonello stesso che pure è rientrato in Consiglio regionale, sono le persone che hanno prodotto lo sfascio del sistema sanitario regionale, sono le persone che hanno prodotto quella legge orribile che è quella sulle UTI che tutti quanti contestano. Quindi a mio parere l'equazione notorietà uguale competenza non regge. Ma è lo stesso problema del vostro elettorato, che poi alla fine... Se non scegliete una persona che è comunque conosciuta, già tira di meno, poi il vostro elettorato sbaglia, perché non si deve dare troppa fiducia, perché non si deve dare niente di scontato, ecco, non so, voglio definirlo in questa maniera. Quindi questo è il problema poi di base, o c'è un lavoro di 2 anni, o non si può in 2 mesi. Deve essere certamente più di 2 anni, deve essere un lavoro che continua nel tempo. Noi cerchiamo di farlo, cioè noi non facciamo campagna elettorale gli ultimi 2 mesi, tant'è che il nostro programma elettorale l'abbiamo scritto nel giro di 1 anno, prima delle elezioni, però certamente l'abbiamo fatto in maniera evidentemente non efficace questo lavoro, evidentemente siamo ancora troppo pochi sul territorio a portare avanti questo lavoro e certamente, come dice lei, c'è un problema di riconoscibilità. Su questo dovremo lavorare, cercheremo di capire appunto nei prossimi giorni anche come lavorare su questo piano. Quale sarà il suo ruolo adesso appunto? Politico, ancora in questo di indirizzo? Momento sono, come dire, non sono portavoce e quindi sono tornato ad essere un semplice attivista. Certamente se il movimento vorrà, io sono a disposizione per spendermi sul territorio in maniera tale da dare una mano a recuperare. Resta nel Movimento 5 Stelle comunque. Certamente. Ci mancherebbe. Deluso, nel senso. Ma guardi, sono deluso dal fatto che è stato comunque un turno elettorale fissato in un giorno di ponte per favorire chiaramente l'astensione. Sono deluso dal fatto che abbiamo ottenuto un risultato che è inferiore alle attese, però di nuovo, col senno di poi, si capisce perché. Perché andando a vedere il numero di comuni in cui noi siamo presenti è veramente basso. E per il resto io appunto speravo di fare il risultato migliore, non siamo riusciti. Cercheremo di fare tesoro di queste esperienze per le prossime elezioni. Tra l'altro l'anno prossimo ci sono le europee, ci sarà nessuno di quelli che già più è più noto, già è più conosciuto, già lavorato, può candidarsi allo stato attuale, giusto? Esatto. Però potrebbe candidarsi lei, per esempio. Guardi, me l'hanno già chiesto e io ho già detto che in questo momento assolutamente non ci sto pensando. Appunto, ma è presto. Chi gliel'ha chiesto? Cioè all'interno del movimento? Intanto ovviamente il bilancio sarà da tracciare nelle prossime settimane. Secondo lei, faccio l'ultimissima domanda, ci fosse stato un altro candidato presidente sarebbe andato diversamente? Magari qualcuno dei consiglieri uscenti che forse non ha avuto il coraggio, ecco, di lanciarsi? Ma guardi, è inutile fare le scale sui sei, sui massi, sui forse. Certo. Io penso che le cose sono andate così, abbiamo fatto tutti quanti del nostro meglio perché ho visto tanti attivisti che si sono spesi tantissimo sul territorio, i candidati hanno fatto un grande lavoro di contatto con le persone. Penso che dal nostro punto di vista, come sforzo fatto durante la campagna elettorale, non ci dobbiamo riproverare granché. Penso che ci dobbiamo riproverare invece il non aver lavorato in modo diverso per i 5 anni precedenti. Grazie Alessandro Fraloni Morgera. Grazie. 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 A tra poco. Allora, torniamo in diretta dopo aver incontrato Fraloni Morgera. Perché si è fatto una ragione, Scocimarro, del perché di questo risultato? Due cose lo dico subito, mi hanno colpito. Intanto quella cosa di Di Maio che gli avevamo chiesto subito l'altro giorno e appunto risulta che non si siano sentiti. Ci sono tutti questi numeri che lo hanno chiamato, dice Morgera, uno di quelli poteva essere Di Maio, non aveva il suo cellulare e non si sono sentiti di fatto. L'altra insomma è che gli hanno proposto di candidarsi all'Europea l'anno prossimo già. Potrebbe essere una candidatura naturale perché alla fine, avendo fatto la campagna delle regionali, è un po' più conosciuto della media dei nostri attivisti. Noi abbiamo una regola che ci sembra una regola morale,
se tu ricevi un mandato elettorale, vieni votato per ricoprire una carica, diciamo, elettiva, vai fino in fondo al tuo mandato, non molli a metà e ti... A proposito, Gersinic, non molli a metà e ti ricandidi a qualcos'altro. Non è mica una carriera, è un servizio. Allora, quelli che sono già impegnati come portavoce, certamente non possono candidarsi. Bisogna recuperare delle persone adatte e competenti tra gli attivisti. Ora, Alessandro è una persona competente. Ti ha fatto già questo viaggio, diciamo. È già noto, è naturale chiedere. Gersinic si deve rimettere a consigliere comunale, eh? A proposito, ti dimetti? No, sono no, perché le due cose, come Bruno Marini, diciamo, che era consigliere regionale, è stato eletto in consiglio comunale. Non si può più fare le due cose. Beh, ma ti dimetti o non ti dimetti? E seguirò le indicazioni del mio partito. Ti dimetti? Ma Bruno Marini però era consigliere regionale e anche consigliere comunale. Sì, Marini era consigliere regionale. Ma non si era dimesso? No, non si era dimesso. Anzi, adesso... farà a tempo anzi adesso viene consigliere comunale adesso perché è finita la consigliatura della regione. Comunque volevo dire una cosa, secondo me le regole dei 5 Stelle sono sbagliate, e l'ho detto anche in consiglio a Menis, a Giannini. Per me è una regola sbagliatissima, cioè uno che si fa un lavoro come fa Paolo Menis in consiglio comunale e poi adesso è sprecato, che non possa più avere un ruolo anche di assurda. Dirigenza almeno poi. Un terzo mandato, secondo me, secondo il mio punto di vista. Dopo le fate voi molta demagogia iniziale per fare seriamente qui parlano di Franoni e Morgera, la colpa non è sua, la gente ha capito che il reddito di cittadinanza è una bufala, mi scrivono. Quindi forse per conseguenza anche ma si è abbattuto sul voto in regionale. In realtà ce l'hanno in tutta Europa. Cos'è? Anche una bufala per tutti? Siamo solo noi che non riusciamo a farlo. Che cosa? No, che non è vero che ce l'hanno in tutta Europa. E comunque la politica di due fogli non è che facciamo aiutare. Va bene sia Francia, Spagna, perché se magna non è che va vale. Rispondo qui da Bianchi, lo avevamo spiegato più volte, forse ve lo siete perso, perché la Bianchi si è potuta candidare in Senato? Perché il Consiglio regionale dove lei era rappresentante era in scadenza, quindi con una regola appunto del Movimento 5 Stelle cambiando, vincente anche la scelta di Menis e comunali di sparire da Tele4 per quanti mesi a Varino? Boh, chi se lo ricorda? Non lo so, quello è stato un errore, è vero. Allora, Scocciamarro, dicevamo, no, quindi secondo lei la ragione per questo Movimento 5 Stelle più basso? Dove i politici avevano tutt'altro spessore, facevano le politiche dei due forni o quelle delle geometrie variabili, però tutto un altro stile. Tu, come dicevo prima, non puoi una settimana cercare un'alleanza col centrodestra e l'altra con la sinistra, col centrosinistra, perché poi la gente pensa, come ho detto un attimo fa, Francia, Spagna, perché se magna. Un contratto di governo capito, sul modello tedesco non è un'alleanza. Ho capito, ma io parlo di quello che percepisce l'elettore. Tu vabbè, presenti, ma, ho capito. Ma perché lo devi trattare da idiota l'elettore? Se gli si spiega, questo. Facciamo un contratto, mettiamo le cose in chiaro, scriviamo delle tempistiche, arriviamo a un dettaglio preciso di quello che vogliamo fare. Io parlavo di stile, non di contenuti. Però. Senza Di Maio però il contratto o con Di Maio sempre? Ma a maggior ragione, se c'è questo contratto, chi se ne importa di chi sono gli attori, no? È quello che cioè, dico anch'io. Ho capito, ma per voi è un problema che ci sia Berlusconi. A priori. Non potete pretendere che Salvini molli il centrodestra nel momento in cui è diventato leader dell'intero centrodestra allo stesso tempo. Ma noi sulla moralità in politica e sul fatto che non ci siano condannati, ne abbiamo fatto una battaglia assoluta. Vorrei lasciare anche su però... questo ci sono le eccezioni, no? Perché uno più o meno condannato. Uno è più o meno condannato, dai. Più o meno indagato. Prima soltanto. Beh, insomma, hanno allontanato quelli che solo perché non rimborsavano. No, ma quello non ho mai pensato. Comunque... Quello può essere una mancanza di stile anche in quel caso, ma non era una condanna il fatto di fare i bonifici come le rondini. Torniamo alla. Come le rondini? Quelle che tornano indietro. No. Ecco, il boomerang. No. Anche il boomerang. Anche le rondini tornano indietro. Sì, certo, giusto. Allora, Scocciamarro, ma lei prende un assessorato, così nasce questa domanda spontanea via SMS. Non te moli, però. Non si sa. Il tema della serata. Vabbè, quando vi rivedete? No, già domani ci sarà un tavolo tecnico, come ti ho detto, per andare a studiare la macrostruttura regionale e andare a portare quelle che da parte nostra sono le migliorie rispetto al nostro programma. Come ti ho detto prima, sono alcuni assessorati, come quello riferente alla disabilità, che sarà una delega interassessorile. Quella ne è una. La sanità ne sarà un altro. Per esempio, tu che parlavi dell'impianto della sanità,
verrà fatto rispetto alla riforma Serracchiani, certamente un'altra riforma sanitaria, ma soprattutto la fase applicativa verrà concordata con gli addetti ai lavori, con un comitato, con un consiglio, chiamalo come vuoi, che vigilerà sul fatto che venga portato sul territorio, che venga fatto una cosa che sia veramente utile ai cittadini, diversa da quella che ha fatto Rotelli, anche perché se Rotelli l'avesse fatta così bene, non avrebbe votato tanto 300 persone, no? Neanche i dipendenti di l'ex consigliere regionale. E Onsel, da cosa deve partire secondo lei Federica? Da cosa partirà? Perché poi ovviamente l'utile ha già annunciato, ma... Ma appunto, io diciamo quello che era il nostro programma glielo consiglio, perché così appunto poi stiamo tutti meglio. Sulle UTI per esempio è poter dare più personale alle unioni, certo, territoriali intercomunali, sfruttando a fondo quello che è il comparto unico. Ma scusa, comparto unico... l'hanno svuotate? C'era già il personale? Prego, no, adesso c'era, sono già tutti in regione, e bisogna portare le persone nelle unioni. Bisogna portare le persone. Ci sono e non fanno niente, non è polemica. No, ci sono. Le unioni fanno un sacco di cose, purtroppo non hanno il personale. No. Allora, sì, adesso Trieste, tutto il personale in regione. Trieste, non voglio fare polemiche. Ma esiste qualcos'altro? No, io capisco che qui siamo a Trieste e mi fa piacere, vi ringrazio per l'invito, ma c'è, diciamo, altri, sì, diciamo, 5 sì, sesti della regione che sì, invece non sono allora, Trieste. E lì, appunto, sì, il personale è poco. 15 è tutto nelle regioni. Allora, è tutto nella regione. Sfrutti il comparto unico e dia la possibilità di avere maggiore personale. Questo è il punto uno sulle UTI, questa è una raccomandazione. Questo lo disse qui anche Maria Teresa Massaporopat, che appunto, è presidente della provincia, cioè non si poteva spostare il personale in regione, doveva stare lì a occuparsi delle UTI. Questa qui è una raccomandazione che gli faccio. Ecco, sul tema certamente della riforma sanitaria, la riforma sanitaria ha avuto tantissimi aspetti positivi, soprattutto nella continuità assistenziale tra ospedale e territorio, quindi su questo bisogna continuare a costruire, però certamente bisogna ascoltare di più quella che è la voce dei singoli e anche rappresentanti, che purtroppo è la critica che è stata fatta da tutti, che è stata troppo poco condivisa, certo, e quindi lì non è necessario intervenire subito, perché probabilmente la riforma funziona bene. Si tratta appunto di fare una modulare e in modo fine quelli che sono, diciamo, bene. I CAP passaggi sono ancora vuoti, se appunto, non riempiamo i CAP. Ma magari i CAP forse non servono nemmeno farli, basta, forse serve farli in alcuni punti e non in altri. Ma allora come la caliamo il servizio, appunto, sul territorio? I CAP ce ne sono tanti, molti non sono vuoti, partiti, cerchiamo di far partire quei CAP che servono in quei territori dove c'è bisogno effettivamente di un CAP. Ma su questo appunto l'impianto della riforma sanitaria è un impianto abbastanza flessibile che può funzionare bene, però bisogna convincere tutti, e questi sono, diciamo, i due aspetti fondamentali. E poi giustamente c'è il tema del lavoro. Però Onsel, non credo proprio che manterranno l'impianto, perché questo insomma ma è stato vedere, dibattito, allora, e senta, confronto forte, no? Allora ci ritroviamo qui tra sei mesi, cioè, e lei dice là che cambierà, cosa hanno cambiato, cambierà, ma davvero poco. Ma davvero no, perché poi è chiaro che nella retorica, nella narrazione avrebbe, cioè, cambiato Gersini, tutto, ma se andiamo a vedere là vi aspetta l'elettorato, cioè, perché sulla riforma sanitaria si è giocato molto di questa campagna elettorale, l'elettorato vedrà vi che non cambierà nulla. Anche Zaia l'ha detto e anche Federica l'ha fatto. Mi piace perché stasera loro sono già quello che faremo nel prossimo anno. No, però siamo certi che io ho l'esperienza, vi aspettano, guardi, sulla riforma sanitaria. Io ho l'esperienza perché la Serracchiani è stata molto criticata, però ha fatto anche molte cose. Io ero sindaco, ho visto cosa ha fatto prima la precedente amministrazione di destra, quasi nulla, pochissimo, non ha portato risorse, anzi le ha cedute a Roma. La Serracchiani almeno ha portato tantissime risorse qui che si possono finalmente usare. Questa, diciamo, è storia, e dunque su questo io posso basarmi per vedere il futuro. Posso dire solo questo. Quando hanno sfoderato questa riforma sanitaria e hanno detto che iniziavano con questi CAP famosi, io da buon poliziotto, perché sono un poliziotto prestato alla politica, mi sono recato a un CAP, a Roiano, sono salito su al secondo piano, mi sembra, vuoto, deserto. Torno il giorno dopo, perché vuoto, deserto. Il terzo giorno trovo una che fa le pulizie e gli chiedo, ma signora, funziona questo posto qua? Ma che, qua non c'è niente, c'era una fotocopiatrice e niente. Cioè allora bisogna dare
delle verità alle persone. Serve. Io le posso dire che ci sono dei capi a Manzano che funziona benissimo e lì era indispensabile proprio perché le distanze, diciamo, da quelli che erano gli ospedali centrali erano maggiori. Io posso dirle che forse quello di Roiano non serve. Qua a Trieste anche il dottor Zaluca ha preso un sacco di voti proprio perché la riforma sanitaria ha avuto un fallimento, è stato un fallimento totale. Non generalizzi il concetto di CAP. A Manzano funziona per i codici bianchi, semplice. Quindi con alcuni punti forse non serviva. Ma sì, della anche sanità. A Muggia funziona, ma per forza era un poliambulatorio, esisteva già, gli hanno cambiato il cartello. Però lo sforzo di portare il servizio sul territorio, quello che poteva essere la parte buona di questa riforma, è rimasto sulla carta, non si è fatto. Ma la carta allora questo va corretto. Ma sì, ma se la carta non cura le malattie però. Appunto, ma realizziamolo. Ma per quello dico che l'impianto della riforma è un impianto sostanzialmente flessibile e sostanzialmente buono. Ma si tratta di correggerlo nella sua applicazione, soprattutto coinvolgendo le persone. Io dubito che loro cambieranno. Comunque ci rivediamo tra sei mesi. Dobbiamo vedere e controlliamo. Ressani, e controlliamo perché lì vi aspettano. Hanno promesso che lo cambiano. Se si pensa di correggere, di curare una malattia di acuzie in ospedale, quello che dicevi tu, i codici bianchi eccetera, questa è una cosa che non sta in piedi, questa era la stortura precedente. Infatti sulla filosofia credo e ripeto, ho sentito bene le dichiarazioni di Zaia, ma anche tra le righe quelle di Fedriga, tra le righe, la filosofia è una filosofia corretta, si sposta sul territorio quello che era la struttura ospedaliera, diciamo la cura ospedaliera, che non era efficiente in una popolazione vecchia. Comunque, guarda, se posso dire, tantissime polemiche ci sono state, non so, sull'ospedale di Gemona. Guardi, io ero rettore quando appunto avevamo il problema di che cosa fare nell'ospedale di Gemona. Ed era una problematica perché non puoi gestire le acuzie nell'ospedale di Gemona. Quindi su questo moltissimo si è cavalcata, no, questa storia della chiusura dell'ospedale di Gemona, del ridimensionamento, ma quello l'avrebbe fatto chiunque, dovrebbero essere tutti grati alla Tedesca e alla Serracchiani che almeno il problema è stato risolto, perché quello se no era così, un problema comunque male avere, reparto di maternità senza una neonatologia vicino, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice per favore non fatelo, non fatelo, perché quando vi capitano le problematiche è troppo tardi. E quindi ridurre i punti nascita che non hanno vicino la neonatologia era un dovere etico, proprio dal giuramento di Ippocrate per un medico, si doveva opporre, diciamo, a operare in un punto nascita che non avesse a valle una struttura per gestire i casi critici, che saranno per fortuna pochissimi, ma quando ci sono bisogna intervenire in modo tempestivo. Ringraziare la Serracchiani che l'ha fatto, dubito che voi riaprirete i punti nascita. Allora ci rivediamo per favore tra sei mesi e vediamo quanti ne hanno aperti. Vediamo quanti aspetti della riforma avete cambiato e poi vedremo. Questo sarà interessante. Questo sarà interessante. Non solo ci spina con il programma, ma ci dice anche quando dovevo realizzare. No, ma cosa volete fare? Quando dovrete non realizzarlo. Tanto non lo cambiate. È stata solo polemica. Resta il fatto che uno, per essere visitato al pronto soccorso di Catinari, deve attendere 14 ore. Ma questo ha ragione. I tempi di attesa bisogna ridurli. Ma non c'entra la riforma sanitaria con la struttura della struttura ospedaliera territorializzata. Ricordo che la campagna elettorale è finita. No, che infatti, sono infatti bisogna punto. Discutere in maniera seria, perché voi su questo, mi dispiace, avete fatto una campagna elettorale, punto. Esatto. Ma abbiamo fatto un discorso serio. Quello che diceva Furio è una cosa molto importante. Tu non puoi avere un punto nascita se non hai il reparto di neonatologia. Cioè ci rendiamo conto che si mette a rischio la possibilità di quei neonati di nascere e si mette a rischio la salute delle madri? Questo è il tema. Questo è il tema. L'organizzazione se poi si è fatta, la campagna elettorale dicendo punti nascita ovunque. Va bene, adesso la campagna elettorale è finita, ragioniamo seriamente. Vediamo quanti ne aprite. Questo è un tema serio, va affrontato seriamente. Per esempio da Zaia vuole copiare l'apertura degli ospedali di notte, no? Per poter fare più esami, abbattere le liste d'attesa. Volte. Questo no, Zaia, anche Federica qui lo ha annunciato. Questo è un altro discorso, ma qui non si tratta di fare una riforma sanitaria, vero? No, qui no. Di potenziare. Qui si tratta di organizzazione del lavoro, di avere una dirigenza che decide di farlo, di vedere se c'è il personale, perché di nuovo un grande problema che c'è stato il blocco del personale che manca e che ci sarà,
con quei medici di base che andranno in pensione. Ma appunto, esatto. Ma al di là dei medici, qui contano tutte le figure. Se sei medico di base, certamente ci vogliono anche i medici, ma ci vogliono gli infermieri, ci vogliono tutti i tecnici ospedalieri, ci vogliono gli OS. E quindi su questo c'è una carenza di personale, purtroppo. L'ho vista anch'io nel mio comune, proprio a causa. Io quando divenni sindaco, 10 anni fa, avevamo circa 1 migliaio di dipendenti. Oggi siamo poco più di 800. E abbiamo ricevuto tantissime competenze in più. Oggettivamente il sistema, anche con le logiche privatistiche, ha impoverito quello che è la struttura pubblica. Per quello tanti cittadini protestano, perché sono pochissimi. Quello ci sono le code, perché ci sono pochi dipendenti che possono lavorare. E non riusciamo, l'età media anche dei nostri dipendenti è molto molto alta. Quindi bisogna poter fare concorsi. Questa è una delle cose fondamentali. E possibilmente io immagino che questo verrà fatto e gli auguro di fare in fretta o evitare che ci sia in regione una concentrazione di tante persone. Io mi ricordo quando andavo appunto al CAL, il Comitato delle Autonomie Locali, ma c'era una quantità di personale che se soltanto alcuni di questi fossero stati mandati in giro per le UTI, no, a fare appunto un minimo di la stessa attività amministrativa a favore delle UTI, di certo molti dei sindaci ribelli avrebbero ripensato, ma forse quindi il mio suggerimento a il vostro presidente è quello di sfruttare il comparto unico non solo nella direzione che va dalla periferia al centro, ma anche dal centro alla periferia, che era l'originaria modello, ma che non è mai stato applicato. Assessore alla sanità? No. Dice, se abbiamo una sicurezza, scocciamo. Niente, questa sera non le ho scucito niente, non si fa. Certamente missione fallita. Alla sanità deve andare una persona. Qua dicono, vedete, turni disumani per sopperire alla mancanza di personale in ospedale. È un vero problema. Al di là delle battute, la sanità veramente è una cosa da prendere molto delicata, esattamente, e soprattutto con un assessore con la competenza infinita, perché nessuno la bacchetta magica. La disabilità per me è una cosa, certo, di dividerlo anche dal resto del comparto e dell'assessorato. Quindi sarà veramente un compito far tremare i polsi, e si parte dal presupposto che nessuno la bacchetta magica, però esatto. Confidiamo anche sul apporto dell'opposizione. Guardi, e su questi temi, al di là delle battute e delle contrapposizioni politiche, si può lavorare certamente insieme. Prima di finire volevo portare i saluti di Danilo Slocca, che domani inizia la terapia alla Pineta del Carso, e ha detto di salutare tutti quanti. Grande Danilo. Yeah. L'abbiamo sentito, infatti poi l'abbiamo visto nelle immagini di Jovanka, dell'Avarino. Noi vediamo le stelle, mentre voi giocate con le stelle. E non sono 5. Va bene, allora, grazie per essere stati con noi e chi ci ha seguito da casa, ancora una volta, ci vediamo domani sera a partire dalle 21, ci sarà Sergio Bini, Francesco Russo, Piero Camber e altri ospiti. Vi aspettiamo domani alle 21. Grazie. Grazie. Grazie.